tutto. Diciamo, quelli che Termosifonzi. dell'intervallo, che succede? Che succede? Adesso anche quando non streammo non vedo il cursore. Che fastidio. Che succede, amico? Ma porca miseria, Cazzo, fammi non mi riaprire. importa, fai sul PC. Sistemare. Ok. Ah, ragazzi, oggi è una giornata speciale, sappiatelo. Oggi è il mio compleanno, È ragazzi. vero. Faccio Cagare. una con. Ma perché Sì. Twitch mi dice ho delle notifiche, guarda, non c'è. Ma Ma te sei su porca puttana. Minecraft, vai su Minecraft. Che Ho c'entra aperto qui? E Twitch. no. È Certo, uno perché non posso aprire sbaglio. OBS, devo aprire la chat. Figurati se apro OBS con Minecraft mi esplode veramente il PC. Ma che Che... palle, Ma è metti le ancora webcam tu, stream stai adesso sempre OBS. sbagliate, ce li hai. Ma va bene così. Lasciale aperte poi tutte, che te frega. Sono due poi, mi dà fastidio Vabbè, tanto sempre ce n'è doppio. sempre sbagliata una, Infatti quindi. adesso sono due comunque. Grazie a Kim. Grazie, allora, di uff, qua perché ce ne non mi sono fa. Devo quattro. Ma adesso va tutto a vedere il scatti di preboot. merda, ragazzi. Ma com'è possibile sempre? Adesso ve lo Troppo. cambio, ma non, per il momento non mi è possibile. Oh, ragazzi, non fa vedere Minecraft. Io sono veramente triste. Dov'è? Dai, su, capture. Oh, vedi, ci voleva tanto. Toh. Ah, oggi dobbiamo andare dal draghetto. Tecnicamente sì. Forse, ma dobbiamo Dobbiamo fare anche altre cose. fare un botto di cose. Tipo, devo ammazzare un sacco di polli. Sono 25 livelli, tra l'altro. No, Un io po'. 17. Porca vacca, ma che Dobbiamo fastidio fare sta cosa, una oh. casetta, dobbiamo fare al Dobbiamo prendere portale. legno, quindi dobbiamo fare un'ora il legno Ma perché non ne legno, io ho abbiamo proprio. 38 tronchi, c'ho. Io ho messo qualcosina Legno, nella cassa, bronze. ragazzi. Sì, ho messo un po' di roba nella cassa, La ma facciamo poca di roba. legno, la facciamo. Ma una palafitta facciamo. Quindi di legno. Allora, fare... No. Arcadia è diventata proprio una stronza, c'è da dirlo, eh. Posso Non ho più permettermi. ferro. Come fare un livello intanto così? Io batterei il pirellone, ma che dici? Di L'abbiamo già provato una pressione. volta, basta. Ah, quello era un incidente, mi sa, tra l'altro, a Era un Milano. suicidio più che altro. Sì. Il fatto che era arrivato 3 mesi dopo l'11 settembre era un po' un problema. Sì, Sì. esatto. Era un problema, era. Poi dopo giustamente hanno pensato, ma cioè, chi se lo incula in realtà? No, no, perché mi ricordo che era trasmesso veramente a tutto il mondo, dicevano. Questo Quindi, bibliotecario vabbè. potrebbe diventare qualcosa di più di esperto. Ah, ma qua c'è Vediamo. di legno, qua c'era una marea di legno, forse. È però tutto legno diverso. No, io l'ho preso a caso, Lietra. Eh Ne sì, vado a prendere altro. io sono 38 addosso. Ne vado a prendere altro. Aspetta, che c'ho la. Ho fatto l'accetta di nuovo, che mi si era rotta quella di ferro. Mi sono fatto quella di diamante. Incantala dopo. No, l'ho incantata, mi ha dato efficienza 2. Però ero a livello Che 17. Dopo schifo. aggiungo altri. Dopo aggiungo altri bonus appena farm. Intanto vado come un violino scordato, quindi male. Un violino Banfi. Bellezza. Ma non è neanche. Pensavo andasse più veloce. No, beh, va veloce, cavolo. Aia. Sono. Abbiamo la foresta pure quell'altra dietro in Il legno fondo. volete prendere perché ci Io serve un vorrei quello legno. scuro. Dovrei andarlo a Ma dov'è fare. quello Io scuro? vado a Ho prenderlo, aspetta. quello base Vado a prenderlo e ci prendiamo quello. Quello base intanto ve lo sto comunque prendendo, per dire sempre. io. Devo stare a mutare, ragazzi. Scusa, Ti regina. telefono. Facciamo già Carmine. qualche livello. Grazie, Grazie Zaff. Zaff. Grazie mille per i tuoi 5 Vado ad andare a mesi. dormire. Grazie, Zaff. Vado a Vabbè, prendete dormire. voi il legno, io vado. Sto Cosa prendendo serve? io. In realtà serve terra per fare. Prendo anche quella, No, se non fai la vuoi. terra, la Ah, facciamo facciamo di palafitta legno. proprio. Eh sì. Non è niente, inizio ad andare di là. Ho già 43 di legno grezzo io. Piccolo nerd scavatore. Ok.
Andare a vendere la carta. 60 di legno grezzo. Da prendere il legno con lo scuro. Figlio di Starni. Lo scuro di Ubaldo. Ma io ho l'armatura che mi si sta rompendo. Vado in giro nudo praticamente. Anch'io, vabbè, ma tanto. Eh no, che... Giallo. Ah, Gianluigi Buffetti. Qualche mattina dobbiamo fare Rainbow di nuovo con lui. Mi sono divertito l'altro. Penso che sia adesso che sia a casa dal lavoro. Ma mi ha detto, lui mi ha detto la mattina. Se fa, se riesce, riesce la mattina. Ah, quando vuole. Come siamo qua. Non cioè, volevo fare anche le cose di netterite. Auguri. Quella te la cerchi tu. Ci ho messo, ho fatto trovato uno stack, un coso, una live. Un ingotto praticamente in una live. Un rumore troppo divertente. Aboret. Altro Enderman qui. Da te non ho neanche lo scudo, Moso Shurdad. Allora, è proprio così signore. Che ti ho detto Marco, ma va bene. Va bene Marco. Mi ricordo cosa avevi detto allora. Non mi ricordo che avevi detto tipo che sei... No, aspetta. Qualcosa con martedì, non mi ricordo. Gianluca, lasciami stare, per favore. Fare dei dissing, che sono anziano io. Sono le torce. Allora, 12 diamanti. Adesso gli compro un botto di lanterne. Sempre le lanterne gli compro. 12 diamanti? No, le smeraldi. Ostia, mi manca poco. Vado a prendere altri smeraldi. Spreco tutti, li spreco. Non so se ne abbiamo abbastanza. Tanto non servono un cazzo. Mi sa che non abbiamo proprio. Gli smeraldi. Sì, li abbiamo usati per fare cosa? C'è 19. Ah sì, così tanti. Dove cavolo arrivano tutti questi? È dal venditore. Ah. Ah, c'è dell'esperienza lì, grazie. Che bello. Farma bene. No, non me la vende più. E tu sei uno stronzo, sei. E vabbè, allora comprerò... Marco, abbiamo visto, ma tanto sono cose che escono tra un anno. Nella prossima serie le vedrete. Grazie. Sto prendendo anche le più. Aia! Meglio. Ma tu sei uno stronzo! Toh! Toh! Vedete? Accetta best arma, voi non capite niente. Allora, adesso cosa mi vendi? Testa di... palle che sei! Sono uno zombie fatto di gambe. La casa di cubi di... blocco di redstone. Tanto ne abbiamo 4 stack. Ma ne frega niente, ragazzi. Happy birthday to you! L'ho ammazzato e non me ne pento. Non mi dispiace, non me ne frega un cazzo, ragazzi. Dato la mia vita a Gesù. Arca, creiamo un po' di TNT, facciamo esplodere la casa di Molo, che tanto è completamente inutile. Stai parlando con la mia di casa, che è inutile. Ma almeno la tua è un pochino arredata, lo è. Quella di Molo è completamente inutile. Allora, capito, è un tronco, la mia cosa deve essere arredata? Penso per la tua, che è una piramide. La mia è arredata. Io la prossima volta mi voglio fare un cottage sul mare. Quello che faremo noi, però lo voglio fare per tutta la serie. Oh mio Dio, quanti scheletri, vado via! È pieno di persone! Pienissimo! Voglio usarlo l'arco, devo resistere senza. Devi fare le frecce. Punto per quello, non voglio, voglio sprecarle, voglio usare solo la spada. Solo che qua gli scheletri sono maledetti. Stanno combattendo tra di loro, ma che è successo, ragazzi? Una sfida incredibile! Anche le lanterne, ma le tengo, le usiamo per l'altra casetta. Guarda che lavori di magambe. Sono pure due Enderman che mi guardano, devo andare via di qua, la situazione la vedo brutta. Oddio, rischio di perdermi tra l'altro, non so dove sono. Però c'è da dire che sono contento perché ho preso anche ben 4 piume. Ben 4? Vabbè, ci faccio 4, 8, 2, sì, ce ne facciamo, no aspetta, non mi ricordo se erano 3 o 4 le frecce che facevi. E dove infilo tutte queste cazzate, ragazzi? Con 16 frecce dovrei farle. Sì. 16 frecce dovrei riuscire a farle comunque. Ma so meno. Vado di là. E vado a combattere il male con la mia ascia di memento. Voglio l'ascia di cemento adesso, però. A parte che la netherite adesso la uso, la metto nell'ascia.
Ecco cosa devo fare. Tanto. Guarda quanta gente, ragazzi. Urlando. Tanto c'è la corvo che aveva una marea di binari, non ce ne siamo mai. Vabbè, tanto non è che ne avevamo troppo bisogno. No, però l'abbiamo craftati, ne avevamo veramente tantissimo. Il ferro che abbiamo preso, tutto quel ferro che abbiamo preso, dovevamo usarlo in qualche modo. Urlando a Calimero. Oh. No, i mostri della notte fanno compagnia. Sei in macchina da solo mentre tu sei. Posso immaginarmi. Oh mio Dio, ma questo chi è? Mauro Caputi? No, è Annapurna. Grazie, mi hai salvato. Aia. Annapurna. Ma è lentissima Annapurna. La stai ammazzando, mo. Che schifo che fa. Guarda, sono... mamma mia. Adesso chi mi viene a dire che l'ascia è peggio della spada, gli taglio la testa. Sarai qua dentro. Ma non c'è più Mauro Caputi, dove è andato a finire? Eccolo Mauro Caputi. Mi mangiare Opish. Andare a prendere un guinzaglietto, lo leggo da qualche parte. Mia, ragazzi, ti taglio la testa, ti taglio. E basta anche tu, strunzo. Aia. Oh mio Dio, questo esplode. E vabbè. Tanto non piano prepuzio. Hai fatto. Ci sono, qua dietro in realtà. Per uccidere dei pre... Maria, via. Ma tu hai preso delle frecce? Può darsi. Ce ne ho 7, sì. Un po' di più. Io che stai morendo. Ho ancora più di 2 cuori. Ah, ma se agli zombie se salto gli faccio il critico, li sciotto con un colpo. Sì, per noma perché non ho anatema. Devo dargli 2 colpi. Che belli gli zombie, così li farmo da dio. Ah, bellissimo. Adesso sono sazio. Andiamo. Favolosa questa cosa. Non c'è più nessuno però di qua. Eccoli, pezzi di terra. Niente qui. Aia. Marco, attenzione. Un buco, eh? Certo. Ma dai, l'ho ucciso, ma mi ha dato l'esperienza, ma è esploso lo stesso. Ma perché? Ma che scarponi ha questo scheletro, ragazzi? È stato in montagna. E allora? Che succede? C'è un po' di lag. Le scarpe di gomma. Allora, questa volta devo coprire i buchi. Ma non ha senso farlo ora, però. Dai, scendi, ti do dare un colpo. Niente, ho missato. Colpito. Morici. Ora, devo dargli un altro colpo. Ok, è morto. Mi ha dato anche la membrana di Pippo Baudo. Buona la membrana. Se spammo è un caccatoio. Asterixi, però. Oh, ma quanti cazzo siete a tirarmi ste frecce di merda? E basta, stronzo. Oh no. Prendere un po' di sito. Sa che non ho più l'armatura mai. No, non c'ho più la testa. Testa, il cuore. Ma qui c'è una gotta, ragazzi. Io sono concentrato oggi, ragazzi. Tiro per le strade. Rewatchone di Benedetti del Signore, amici. Ma che dici? Perché no? Ma oh, perché no? Bello era. Ah, ma che luce. Ma Vector, tu non eri ancora nato, cosa ne sai? Video party su Amazon.
Guarda che io volevo sto mese. Ma che paura, oh. Grazie, cagati. Grazie, cagati. Buona fortuna per la laurea di domani. Oh, buona fortuna. Ah, auguri. Vabbè, che ormai è arrivato la fine. Grazie, cagati, gentilissimo. Quello è un bus. Dicevo, volevo rifarlo un watch party sto mese, magari con un bel film horror. Con un bel film... Oh, di quelli brutti, quelli proprio, no? Tutti film horror, tranne pochi. No, non è vero, dai. Non è... Come sei salvo? La madre mi era piaciuta. Che dici? Come la tua madre mi era piaciuta? Che tua madre? La madre è un bel film horror. Cioè, nel senso, io a me non me ne frega niente, mi fa schifo, però... Era abbastanza inquietante, ti metteva a caccarella, era una storia carina. Non l'ho mai visto. Karim mi aveva detto di guardare anche... No, non so se era Karim o qualcun altro di voi. Mi ricordo che aveva detto di guardare anche... No, Boogeyman. Babadook. Babadook, bravo. Molto bello, Babadook. E quello potrei piaciuto... apprezzarlo anche io, che mi fanno schifo di solito. Mi è piaciuto veramente un sacco. Ma sono un idiota. Non dire così, lascialo dire agli altri al massimo. Babadook, e non mi piace proprio mettermi a vederli. Degli horror negli ultimi anni. Non guardo gli horror perché li vivo tutti i giorni. Pieno di bus, Moro, è pieno di bus. Infatti probabilmente se ci guardiamo un horror su Prime Video insieme le ridiamo, non è che... A parte che non avevamo detto di farlo per i sub, quella cosa lì, di guardarci un film insieme ai sub? Ma poi io poi i sub che non hanno Prime, poi non ha fregato tutto. Sì. È vero. Grazie, Moments. Facciamo un sondaggio, chiediamo quanti sub hanno Prime. Vabbè, non è sempre un sondaggio, lo posso vedere. Grazie, Moments. Tipo il 95%, però per quello era carino vedere qualcosa esclusivo con loro. Piaceva come idea. Beh, ma si può anche comunque fare oltre alla live, una live per extra, i sub, extra. Però no, quello per quello lì mi piacerebbe guardarlo con più gente possibile. Poi, sì, potreste risolvere comunque Prime, facendo è Prime. Veramente da stronzi, però. Ok, ho fatto il livello 30. Cosa incanto? Ho coperto un buco, ci stavano incanto giusti. Un'altra ascia incanto. Va bene. Però io ho già la mia. Dammela a me in caso. Ma tu la provo. Già la tua. Ma la mia ha efficienza 2, mo. Ma tanto se incanto l'ascia... Ma vuoi provare a fare un altro arco di riserva, magari? Metti che... Provo a incantare un arco. O mi fai un elmo, che il mio fa schifo, no? Tanto, se per te hai tutto, fai per noi a sto punto. Io sto farmando, sono già a livello 19, però metterò un po' ancora. Viene... Oh, incanto il libro, bravi. Mi dà fiamma un... Incanto un libro, incanto. Sono incanto il libro. Incanta un libro, dai. Ma più di uno anche, probabilmente, lo puoi incantare. No. Quanti ne puoi incantare? Uno. Al 30, però poi puoi fare gli altri comunque. Con l'abbonamento Prime avete un sacco di roba, gli sconti, le sub, le foto di Marco nudo mensile. Ah, sì? Porca miseria, mi avete sempre visto, quindi. Tanta lascia, dicono. Fai quello che vuoi, Mor, senti. Fai come ti senti, vedere, senti. Fammi vedere cosa dà il libro. Grazie, Yisra. Grazie. Oggi è il mio compleanno, io purtroppo vi si segue poco, ma si ama tanto, oh, grazie. Auguri, Yisra, tanti auguri, e grazie. Atterraggio morbido 4, ma che schifo il libro, ragazzi. In realtà atterraggio morbido serve per le scarpe, così quasi me lo metto io. Ma che cazzo ti serve nel land? Non serve. Vabbè, no, serve in generale per muoverti, è molto utile. Yeah, Shank, grazie Shank. Grazie Shank. Grazie a tutti e due per 3 mesi. Devo andare a riprodurre un po' di gel. Allora. C'è un'ascia d'oro efficienza 4 nel... Beh, buonissima, cavolo. Perché l'ascia d'oro è più forte di quella di diamante di base, mi sembra. Che si consuma prima. Una roba del genere, comunque, mi ricordo. Non c'era l'acqua. No, non datemi conto, bestie. Ah, ricordatevi che è partito di voi, mi raccomando, finisce come al solito a fine mese e partecipate. Partecipate todos. Sempre dalla solita. Sto facendo pagina. Riprodurre tutti i piccoli galletti. Vediamo cosa esce fuori. Producetevi.
Forza, tirate fuori i vostri genitali. Oh. Indistruttibilità 3, lascia di... Da. E basta? Non lo so, puntini puntini. Potrebbe essere solo già, quella. Okay. Moro, se vuoi far lascia, falla. Proviamo. Che dici? No, non si può fare. Amici, ho preso 64 stack di legno, di tronco di quercia. 64 più... stack? 64 di quello grezzo, quindi diventa molto di più. Più altri 64 6. Stack, sono tanti. Incanto il pesce, sbagliato. Non si può incantare il pesce. Sarebbero stati veramente tanti. Non so cosa... Faccio una spada di diamante. Ti metto a fare la ghiaia. Faccio l'elmo a Marco, aspetta. Aspetta, amore, ti do il mio, così lo continui, no? Metti un libro, magari. No. O vuoi farlo da zero? Devo proprio incantarlo, c'ho 30 livelli. Fallo da zero, fallo da zero. Io cosa avevo? Aspetta, ti dico. Vado a controllare per security. C'aveva cazzo di gomma. No, aspetta, amore, prendi. Cosa? Il mio non è incantato proprio, non è che era incantato male. Non so. A poca, però non ha, è stato già un pochino rotto, lo posso riparare con efficienza. E magari ti sfama di più, non sarebbe figo poterlo. Non è full full, però lo posso sistemare poi. Marco, che schifo. Ma perché l'avevo usato per il Wither, quindi mi ha dato parecchie lagnate, mi ricordo. Tra un po' crescono tutti i galletti. Da protezione 3. Vado? Ah sì, dai. Era solo basta, protezione solo 3. Marco. No. Niente. Schifo, però adesso rifaccio sti tre livelli e vedo se dà qualcos'altro. Ma che cazzo? Norman. Madonna mia, una sola me ne ha data adesso, ma che sfortuna. Ora non lo fare, t'ammazzo, eh. Cosa? Mica ti viene l'idea di buttare giù la torre che muoio? Che... No, rifai tu questo. Ma dai, ma mi dà una selce per volta, ma che sfortuna sto avendo. Via. Ma che era? Perché ho preso danno? No, ho preso danno io. Anch'io. Sarà caduta... osmosi, Marco. Tra l'altro ho anche controllato i cuori per vedere se ero pazzo e effettivamente mi mancava mezzo cuore. Adesso da efficienza 4 lascia quasi quasi. Prova, dai. Ma non lo faccio. Libro. Fai vedere il libro. Indistruttibilità 3. Sì. Ma che merda, Flagello degli artropodi cos'è? Era sempre quello... Non è sempre... No, aspetta, flagello degli artropodi era il... Non sono zombie... No, zombie, scheletri, eccetera, è anatema. I non morti sarebbero. Artrop... Vado a vedere. Sì, quelli con gli arti, quindi i ragni. Però tipo. Per i ragni... Ma che schifo. Sarà per i ragni, sarà... Sì, gli artropodi sono quelli con le zampette, molto specifico. Quindi... Beh, in realtà... È pensato per i ragni gialli, gli squagli, cazzo se ne frega. È pensato più per anche i shot. E ragni e creeper è ottimo, cavolo, È creeper. Sono comunque rompiballe i ragni, in più è anche per i creeper. La selce si farma veramente piano però, Che non lo voglio fare con la palla di diamante. La stabilità 3 già può essere utile. Palla di diamante non lo voglio fare, lo faccio con la palla di ferro. No, creeper solo ragni, allora proprio. No, creeper solo ragni. È molto occasionale, allora. Molto, molto occasionale. Certo, li sciotti, nel senso... Proprio non ci devi manco pensare, quelli lì. Li passi e li ammazzi tutti. Ecco, lì serviva la spada però, per esempio. Perché con la spada ne prendi più alla volta. Sei al work, oi, check. Ma dai, con la spada di ferro ne sto prendendo il doppio di selce. Ma è casuale però, perché non ha senso sta cosa. No, Marco. Proprio casuale. Buongiorno, oi, check. Marco, dammi la ghiaia che ti aiuto. A parte che ne dobbiamo fare ancora, secondo basta, me. Basta, Marco, uno per basta. Uno. Farmiamo un po' di cazzi, farmiamo allora. E devo andare a fare altro. Guarda, con la palla di ferro me ne sta dando molti di più, a saperlo. Portava bene. Io ce l'ho di roccia. Amici, quando è che esce Shivarley 2? Mi è venuto in mente e pensavo già a Gianluca, non so perché. Adesso è stato rimandato, ha dato la destinazione. Parla più da sì. Grazie 2 a me. Io ce ne ho 12 per adesso. Potete remixarlo questo suono volendo.
piacere che questo non l'ha mai cambiato perché mi piace come suona. Allora, adesso tutti in silenzio. No, solo Luca, quando si Shivarly è molto più bello. For Honor 1. Ma non me ne ha dato neanche una adesso. Mark, ti è piaciuto il Bandicoot cestista? Sì, mi è piaciuto oggi, molto carino, molto dolce. Fatto sempre questa piccola torcia. Ma ragazzi, ieri, non so chi è stato, non mi ricordo il nome, ha messo la foto del suo gatto, era Gigi, però più grassa. Era veramente Gigi, ma proprio... Cioè, Gigi ha un musetto un po' più... un po' diverso, perché c'ha una macchiolina in più di... Però era veramente Gigi. Somigliava tantissimo. Detto da Luca, che è meglio Shivarly. Sì, ovvio da Luca. I... Coron. Vabbè, ma perché a me forza... mi scompare la selce? Dopo un per po' forza Gianluca deve difenderlo, è l'ambasciatore. Si consuma la selce? Non la recuperi, sì. La butti... Ma in che senso? Aspetta, non ho capito. Sono partito con 12, ce ne ho 8, mo. O me le stai fottendo te da lì? Non lo ah, so. Ma capace di sì, se le stiamo passando. Io ne ho 16. 8. Tanta felicità se... Marge, tu sei l'ambasciatore, vieni pagato da... da Ubisoft, so. Anche perché sei l'unico che si gioca. Chi è Pier Chonky? Chonky è... Mi ricordo. Ma porca... Sono 10, Marco. Oh, oh mio Dio, non da sopra, ragazzi. Ma c'è uno zombie. Vabbè, con tridente. Il zombie con tridente, no, sfottiglielo. No, 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 no. Ve lo tengo qua, lo tengo qua. Vado io, c'ho io la spada a pacchetto. C'ho la spada a pacchetto, arrivo. Amici, comunque forse abbiamo trovato una soluzione per i problemi che vi dicevamo ieri. Sta andando a fondo. Vieni qua. Aia, che male, quanto toglie. Gianluca, io sono contento che sia appassionato a un gioco che nessuno si fila, per carità. Lo rende unico nel suo genere. Ezzar, tienilo a bada, Provo, fa veramente tanto male. Eh sì, sto arrivando col carrello. Se riusciamo a farci il tridente, lo incantiamo per bene, ragazzi. Che divertimento, diventiamo Thor, quelli porno. 23 selce io. Non c'ha più il tridente. Ah no, sono due, semplicemente. Ah, ne arrivano altri! Sei... Voglio uccidere tutti. Uno senza e... Aia, l'altro porco. Arrivo, Liezzaro, sono qui, eh. Come si scende dal carretto? In filo. Moro, ma l'elmo... Ah, me l'hai ridato, ok. Può fare Thor veramente? Sì, lo so, Arcadia, per quello l'ho detto. Passo, questo è quello senza. Lo voglio fare. Poi ce n'è uno... Aia. Liezzaro, però... Che esperienza che danno. E là sotto, ecco quello dietro di te, eccolo. Aio. Ok. Ha droppato. Ma muoio, ragazzi. Oh mio Dio, quanto fa male. Ma dove siete? Fa malissimo, toglie tre cuori. Dove siete poi? All'altro portale. Aspetta, fammi risanare, un colpo gliel'ho dato. Lì da te. Vado a uccidere un po' di gente io. Magari ho l'esperienza per incantarlo. Io sono sicuro che qui la ferrovia è più una rottura di palle che altra. Oh, Ezra, comunque. Non sapevo che fa. Avevo i binari in avanti. Aspetta, che mi refullo. Dov'è? Vabbè, mi ha mandato fuoco sti maledetti. Temi. Segniti. Qua sotto. E io sto finendo da mangiare. Ok, morto. Ma ha dato niente? Dai, prendilo qui, raccoglilo qua e banco. E neanche un altro qua. È sparito. Vabbè, magari ne arrivano altri. No, non me l'ha dato. A questo punto gli azzerò la spada. Intanto te la lascio qui nella cassa dei binari. Ah, in realtà ce l'ha. Ah, sì, però io quella con no, cioè, questa qui c'ha saccheggio. Sì. Usa, allora, se c'è quello lì, usi quella lì. Un attimo, le sto di qua adesso. Ma c'è un... c'è un forcone di qua, c'è un... Sì, è passato dal portale, vabbè. Ecco. Oh mio Dio. Ma
Ah, io devo rifarmi lo scudo, devo continuare a dirlo, mica lo sto facendo. Che posso pensare di diventare un vero guerriero senza scudo? Sarò freddo. Comunque l'audio della ferrovia è sempre troppo alto. Sì, sì. Non è mai cambiata quella cosa. Ciao Gigi. Acquisti in vista del Prime Day, la carta igienica e lo Swiffer. Poi dopo vediamo, quelli sono quelli proprio per io... forza. Ferma Colorado? Io non lo so. Penso niente. Io voglio aspetto comprare un botto di roba, però. Comprare carta igienica, assolutamente. Aspetto il Black Friday. Devo prendere? Allo chiude. Esatto, bello, comprati un SSD nel Black Friday. Però... vabbè, niente, non dico niente. Già lascio perdere quella frase. Ormai. La maledetta frase. Allora, fatemi buttare via i diamanti. Avrò letteralmente poi la console che sarà molto più potente del mio PC. E cosa devo dire? Certo, Diezza, ma... visto che nella Play ci puoi mettere... cioè, per espandere la memoria ci vanno gli M2. Sì, tanti M2 tipi, ho visto... sì, perché sono quelli per PC, poi non sono... devi prendere gli NVMe... gli NVMe... Gli NV2... No, gli NVMe... No, però comunque, visto che è facile, tanto basta togliere le coperture, che palesemente poi le faranno custom di tutti i tipi possibili. E poi c'è già lo slot lì. Tanto hanno fatto le cose per pulirla anche molto più facilmente, quello è molto figo. Poi il raffreddamento lì a metallo liquido... boh. Beh, assolutamente è una cosa particolare, è una roba particolare, bisogna vedere poi, perché in teoria il metallo liquido raffredda molto meglio, cioè conduce molto meglio della pasta termica. Poi teoricamente non devi cambiarla, come la pasta termica di solito doveva essere aggiunta. No, cioè, è che non credo tu non possa cambiare, il problema è che dura di meno, mi sa, il metallo liquido. In realtà hanno detto che durava di più. Non mi pare, a me pare duri di meno. Vedremo. Una buona pasta termica. Il problema dipende sempre. Devo... chi è che deve dormire? Io, da prima. Il problema è che bisogna vedere come la applicano sempre. Perché se la applicano come applicano la pasta termica. Ma per me non è un problema questi qua di notte. Ah, entrambe le cose. Hai lo stand sotto. Ah, sia la vite e sia poi lo incastri sulle le ali laterali, quelle della PlayStation. Secondo me Gianluca, tra l'altro, comprerà la PlayStation 5 e la venderà il giorno dopo su subito.it. Se lo conosco abbastanza bene. No, devi giocare Dark Souls, lei ha Dark Souls, quindi 2 giorni di dura. Non dico dura senza problemi, il punto è che se smonti 18 ore è un macello. Non ma puoi non cambiare devi... così tanto comodamente quello. Però praticamente che... è fatta per non cambiarlo. No, in realtà io sapevo che comunque durava meno della pasta termica. Vedremo. Però pasta si spera tetrica. Che sia bella. Cioè, ha un dissipatore incredibile. Cioè, è enorme, la ventola è enorme. Infatti mi dovrò fare una mensola io. Beh, spero che sia almeno silenziosa, dovrebbe essere. Tutto... hanno detto mica che avevano fatto di tutto per risolvere il problema. Sì, e infatti sembrerebbe, cioè, vedendo come hanno fatto, sembra di sì. Ma è strutturata molto bene. Quello sì, quello... con la live di Uncharted ho dovuto cambiare posizione dalla PlayStation, qui fa casino. Ancora? Bloodborne 2 non so se uscirà mai. Ma... sono andati via, sono scomparsi davanti a me. Non ti interessa neanche Demon's Souls, ero certo, strano. Stavo ti interessasse. Ma è enorme la PS5, quello già si sapeva... l'avevamo detto, certo. Si vedeva, cioè... però se è tutto per fare l'affidamento migliore e tutto il resto, va bene, cioè... Anzi, ho fatto la plastica nera, tre quale? Livelli, quella... no? Quella in mezzo alle due ali di bianca. Vabbè. Non usi le canne da pesca per potenziare la tua, la mia è già... è una cosa cioè, per un gioco altro già... livelli... no, potenzi pescando, Moro. Tu ti tieni in una mano la... se intendo, se ho capito quello che intendono. Nella no, mano no. Destra ti tieni la... no, la roba non è quello, non è dicono quello. Magari per fare esca 3, fortuna del mare 3, robe così. Ma tanto adesso stiamo pescando anche meno. Che... stiamo pescando molto meno adesso. Butti un botto di livelli anche perché c'è il ripristino. Non lo so, adesso magari
Allora, andiamo a pescare, dai. Sì, ero comunque già la PlayStation, già all'inizio già si sentiva che faceva rumore. Anche con i primi giochi, quindi. PlayStation, io mi ricordo che non era messa molto bene all'inizio. Quindi già lo capisci subito che può dar problemi, ok. Facciamo lì. Poi, ovviamente, sì, giochi più pesanti, cioè. Faccio più casino, però. Questo dobbiamo buttare in culo. Puoi provare. Allora, infatti, fammi sperare. Se, d'altronde è enorme per un motivo. Cioè. Tutta nera, ma le ali quelle bianche. Le ali bianche sono facilmente staccabili, quindi sicuramente le faranno customizzabili. Oppure semplicemente la stacchi la colore di nero e le attacchi. Cioè. Proprio vuoi. Non ci vuole. Ma tanto. A me in realtà che è bianca non mi frega niente, niente, ragazzi. Ma. Sinceramente, anzi, non mi dispiace neanche. Detto ma semplicemente sincero. Si possono più staccare classica, chiaramente. Vabbè, è più senza. No, si possono staccare per ricolorarle, intendo. Ho capito, ma chi è che si mette a colorarle con l'unica la gente che lo farà o con la bomboletta che viene uno schifo. Ma semplicemente verranno lo fanno vendute... qui i motorini, mo. Eh beh, è un po' diverso, però. Vabbè, a parte che se uno c'ha voglia lo fa. Ma ti assicuro che vengono una merda i motorini, infatti. Io l'ho fatto anche con un amico mio carrozziere. Ma verranno vendute, no, verranno... ci sarà un mercato anche no, di quello. No, ma quello lì c'è. Infatti è diverso, ma colorarsela dai, è aspetti che veramente esce... una cosa terribile. Magari uscirà, che so, la limited edition di God of War e venderanno le cose a parte, che sono uscite... di prendere solo quelle cose. Ma secondo me usciranno tipo anche le cinesate, roba così. Ma sono uscite quelle di Spider-Man che non sono ufficiali, fatte dai fan, sono bellissime. Ma guarda se che sono per faranno, davvero, io... ufficiali, se... E tanto alla fine non ci vuole tanto, metti la secondo me verranno fuori anche di forme diverse... forme, ma può essere, non so se si vedrà, però sì, potrebbe avere un mercato anche questa cosa, volete. È una cosa in più per guadagnare, ma magari ecco, la fanno ufficialmente. La versione grigio PS1, no, mi fa schifo il grigio in quel modo lì, proprio triste. O è grigio scuro o non mi piace a me. Basta che le attacchi uguali, puoi metterci quello che vuoi, effettivamente. Ma poi anche grigio, per una console grigia non è che... Sì, ci si è affezionato per la Play. La PlayStation con le orecchie da coniglio, Gianluca. La coniglietta. I giapponesi gli piacciono quelle cose lì. Vediamo se trovo altra ghiaia. Provata. Poi no, non è ghiaia. Sì, fondamentalmente... Elliot, grazie Elliot. Fondamentalmente grazie, Elliot. Puoi comprarti... La carena del Game Boy, sì. Cambiarla, quindi perché no? Cioè, volendo, penso esistessero anche guarda che no. Anche la PlayStation customizzata, che non li sta modificando la PlayStation tutto. 4 anche. Vabbè, quelli di Keno sono proprio... sono incredibili. No, non sono più Game Boy. No, però per dire, lui ci ha fatto tutti i colori della terra praticamente, tutte le abbinazioni. Le poi... Poi hanno fatto quei due sportelli, cioè quei due buchi dove aspirare la polvere, poi vedremo se fa quella cosa, che l'accumula tutta in quelle due parti lì. No. Aspira polvere, quindi. Ah, c'è una cosa che non dovrebbe fare, c'è i buchi che aspirano dove... la polvere. Dove poi si accumula la polvere in quei fili, dove puoi toglierla poi. Oh, vedremo se funziona. Marco, se cerchi Xbox Pop su Instagram, lì trovi le fanart che dici te. Che bravo di Spider-Man, ma sì, l'ho visto anche dell'Xbox. Hai 5 FPS in più. Poi per i buchi lì, beh sì, è più dinamico. Ma però, boh, sento quando... in colpa con voi, però, amici, non mi sto leggendo abbastanza. Sono un sacco, poi non me ne capisco, non capisco nulla, però. Amici, ho 7 piume. E 64 frecce più altre 35. Sto formando abbastanza bene, sono soddisfatto. Per l'SSD ha detto che la capienza è 600, cos'era, 650? Sì, una roba del genere. No, aspetta, quella da un tera? No, che in realtà è 800 il coso, più togli il sistema operativo che è 100 qualcosa. Minchia, il sistema operativo è 100 qualcosa, mi sembra una gran cazzata. Quella dell'Xbox è 160, Ma secondo me è una gran cazzata da entrambe le parti. Non lo so, perché ha detto che... Che il sistema operativo tera... nella terra è 160? Non lo so, non lo so quello che c'ha... SS4, ok, quello dell'Xbox era tipo disponibile 820, qualcosa del genere, su un tera. Quindi ci stanno i due giochi fatto di... Ma in realtà, boh, dipende che giochi, perché alla fine, quando
C'hai installati anche 5 giochi, 6 giochi da 70-80 giga. Quanti ne vuoi avere installati? Cioè, amici, sapete cosa devo prendere io? Mi è venuto in mente dipende parlando di se memoria. tipo c'hai Call of Due giochi con la storia. Metti GTA, metti COD. Già sei a posto, non puoi Ho capito, installarci ma hai anche nient'altro. due giochi con la storia già installati. Quanti ne vuoi giocare contemporanei? Ho capito, ma GTA e COD li giochi multiplayer anche Esatto, mentre quelli li tiri giochiamo? sempre, quelli li tiri sempre, più uno o due con la storia che li alterni. Cioè, Non so se ti ci capito? Se vuoi installarne stanno. di più, ti compri la disca esterna, però. No, Sì, però capisci che è un po' ho una capito, però, cazzata. cioè, capisci anche tenere 10 giochi installati, che senso ha? No, No, ma che 10? Sono 3? sono 5, io ho detto. Alla fine peseranno una media di 100 giga l'uno. Anzi, in realtà, ha detto Dimo Solo, ha già detto che ne pesa 60, per Sì, dire. no, ma Quindi ce ne dico, sarebbero 10. però appunto adesso, vedendo come vanno avanti. Ma hanno detto che peseranno meno perché prima dovevi caricare più volte la stessa cosa perché l'hard disk doveva provarle subito, la testina dell'hard disk. Modernizzare, io Adesso con non. l'SSD teoricamente non serve ricaricare più volte le cose. Ma mi Cioè, sembra una cazzata. Cosa vuol dire nel caricare senso le robe? che è perché prima l'hard disk sai come funziona, no? Che deve la Cazzi, lametta sto combattendo con un dell'hard disk Enderman deve raggiungere il cattivissimo. coso, no? Ho capito, ma Teoricamente. che c'entra con la dimensione No, questo, perché però? prima mettevano il file ripetuto più volte per velocizzare i caricamenti. Da Morto, ragazzi. quello che ho capito, era così. Invece adesso con l'SSD non serve più. Quindi Ragazzi, è a parità scomparso di Nero. piombo pesano meno. L'hanno fatto anche l'esempio con, non mi ricordo, con Spider-Man o qualcosa Ha del genere, che pesava ripetuti per 5-6 diversi giga in dischi meno. per velocizzare l'accesso al Eh sì. E disco. con Ok. l'SSD non serve più, quindi pesano meno tecnicamente. Poi peseranno Anche su comunque uguali PC sta perché hai roba. le texture a 4K e tutto il resto, ovviamente. Però a parità di gioco pesano meno sull'hard disk. Vedremo, sì. A parità di Vedo gioco, niente. No, ha ovviamente. senso. A parità di gioco, perché appunto È teoricamente i giochi next gen veramente peseranno una per altre cose. stronzata. No, l'avevo letto così. Infatti Spider-Man ha fatto Un l'esempio, stufo io, pesava ragazzi. 5 Era giga in Herobrine. Ragazzi, è scomparso l'Enderman. Ci ho combattuto per mezz'ora. Poi, siccome gli ho dato fuoco, si vede che ha preso fuoco e Last Hit gliel'ha dato Non il sempre la fuoco. E Frax. quindi è morto e teletrasportato COD, lontano. allora, COD è un caso a Infatti, parte. anche io ho COD COD salito. su Grazie, Giusmona. 250 Grazie, Giusmona. giga pesa. COD è un Poco. caso a parte. Un E po' di poi è più. veramente A una cazzata. parte Cioè, che COD su PC pesa il doppio che su console. ma pesare 200 giga un No, gioco, ma ha senso? 250 giga. Ma poi, boh. Grazie, Grazie, posso Fox ripetere, grazie, Giusmona, Politi, posso ripetere. mettimi. Sì, ma il problema è che pesa 100 giga solo la Battle Royale, praticamente. Ma ha senso? È una mappa. COD c'ha Oh, ma tutte sto le sue. pescando da Non canna so da com'è pesca possibile adesso che che mi pesi così serve. tanto la Battle Royale di COD. C'è solo quella. Un libro con Esca 2. Ostia, se lo metto al Ma mio. infatti, Felix, anch'io ne ho Questa è Esca 3. installati. Ho installato 8 giochi. Avevo installato sulla PlayStation. Avevo comunque spazio ancora. E avevo 8 giochi. Tra cui GTA, avevo COD. Costo 9. Marco è Marco, sei bruciato. morto. È già tanto che non ho perso la roba, ragazzi. Voi non avete idea cosa ho fatto. Cacarre. No, no, è nella lava. C'era un Ma buco. qua Cioè, che schifo mi qua di fianco scanserei. abbiamo. Preferirei Fortuna del Mare, però Qua di adesso non fianco dobbiamo ancora abbiamo un pescare. Del verde. Aerojet. A un certo punto manca un Quello. blocco e cadi nella Ha lava. detto Qua che di su fianco. Xbox ci sarà quella cosa, Aerojet. Poi vedremo se lo metteranno anche su PlayStation. Poi Andare a recuperare tutto. penso sia a discrezione anche degli sviluppatori. Però hanno detto che ci sarà quella cosa su Xbox. Guarda qua che infamata. Dobbiamo coprire qua, ragazzi. Dai, Alle Marche, è da 2 settimane che Twitch va un po' di merda. ho recuperato tutto almeno. Dà fastidio un po' per i livelli d'esperienza, però. Sony, quella roba lì, da quando l'ho messo nel coso Blizzard, nel Battle.net, è È vero, così, una perché volta, su è vero, Steam su era Steam era separato diviso. multiplayer e single player. Allora, è uscita la notizia che Xbox adesso farà tutti i giochi così. Ambulanza fuori casa Ora mia. bisogna vedere. Perché deve essere comunque anche lo sviluppatore a fare sta cosa. Perché Ma il ha motivo per senso. cui penso che GTA 6 online esca standalone. Ma secondo me uscirà free to play. Free to play secondo me Secondo me sì. Era free to play, staccato dalla storia, e tanto ci devi pagare comunque il plus e roba del genere, tanto poi con i pagamenti interni del gioco ci guadagnano lo stesso un casino, anzi, se lo metti free to play la gente tende a prendere di più, magari trovato si un prende arco quella col card. ripristino, ragazzi. Io ce l'ho adesso quello lì. Adesso io l'arco bene l'ho fatto.
Mi dispiace per i livelli d'esperienza, sì, ne ho certo rifatti 6, ma... Warzone rimane attivo, nel senso, viene trasferito nel nuovo COD. Se ne facessero un nuovo... No, non viene trasferito nel nuovo COD. Semplicemente... Non esiste in quello nuovo. Continueranno... Esatto, continueranno a aggiornare Warzone di adesso con le robe del nuovo COD. Ma ci sta, sì, non aveva senso farne un altro... No, non GTA 6 free to play, solo il multiplayer di GTA 6. Mm-hmm. Io parlo solo del multiplayer. La storia te la compri. Tanto saranno comunque 100 ore. Paccato tu. Il multiplayer, secondo me, lo mettono free to play con pagamenti interni. Ti ripeto che non ha senso, secondo me. No, allora, non ha senso se guardi dal punto di vista delle vendite, perché tanto sanno che vendono lo stesso. Anzi, secondo me sarà così. Sarebbe la cosa più logica, in teoria. Ti puoi comprare GTA 6... e ti danno anche l'online, oppure ti puoi comprare solo GTA online a meno prezzo. A meno prezzo, per chi non interessa la trama. Ci può stare. Sarebbe una cosa incredibile questa, però è troppo... È una cosa troppo bella per il consumatore, non ha senso in realtà. Beh, fai pagare 80 euro tutto GTA e 40 solo l'online, ci può stare. E quanti lo prenderebbero? No, secondo perché me, a molti non gliene frega dalla trama. È una cosa troppo bella. Non può essere vero. Però potrebbe starci. Anna da pesca con ripristino. Non riceverà l'upgrade per PS5, quindi dovrebbe mantenere i salvataggi. Sì, allora se sono con retrocompatibilità, teoricamente i salvataggi funzionano. Se hanno l'upgrade tipo patch così, non tutti i giochi funzionano, però teoricamente sì. Per ora solo Spider-Man ha confermato che non funziona il passaggio dei salvataggi, è forse un altro gioco. GG. Ma secondo me tanto con lo store eccetera, tanto i giochi che costeranno 80 euro non basta prendere il Day One. Ho visto ieri che Kena io pensavo fosse esclusiva console. Io non lo so che per PC. Ho visto ieri su Epic Games che c'era. Io però me lo prenderò per PC. Assolutamente Kena non vedo l'ora, però me lo faccio in live. Tanto hanno detto che la trama durerà poco, l'hanno detto proprio loro. Verrà venduto mi pare a prezzo budget, hanno detto, e non avrà una trama lunga, nel senso intorno alle 10. Figa, è un indie. Eh no, beh, infatti, ma per essere un indie, cavolo... No, cazzo, se me lo fai pagare 80 euro, no, infatti, vaffanculo... Però mi ispira un sacco quel gioco lì, non vedo l'ora di farlo. Però ce l'ho posto. Sono curioso più che altro di Hellblade 2, quanto lo faranno pagare, perché Hellblade 2 costava 30 euro. Cioè, no, Hellblade 2, il primo costava 30 euro. No, secondo me costerà prezzo pieno, altro che... 80 addirittura. E adesso non è più indie, è sotto Microsoft. Ah, e allora... È sotto Microsoft? Ah, vabbè, Microsoft magari... Non so se Microsoft farà i prezzi a 80 euro, visto che c'è anche il Game Pass. È vero che lo metteranno subito nel Game Pass? Sì. Se è loro, sì. No, no, ma se lo merita di costare di più in realtà, perché porca miseria, il primo ci è piaciuto un sacco, perché anche in live a voi è piaciuto a tutti molto. Ma sai che a me non è piaciuto, invece? A me è piaciuto veramente tanto. Cioè, nel senso, non è tanto la storia, perché quella, anzi, è proprio il gameplay, non lo giocherei mai. Non... I combattimenti mi piacciono un sacco, i combattimenti così. La storia, io non parlavo della storia, la storia è fatta bene tutta, io parlavo proprio del gameplay, come quello, il gameplay non... Quello che mi ha fatto un po' è quella specie di Destruction Derby, come cazzo si chiama quello, Quello lì non se l'ha inculato neanche Sony. No, quando... ma però in realtà pagare... potrebbe essere divertente. Ma lo fa pagare 80 euro. Pure quello. Lo so. Non quello ha senso. Sì. Quello veramente non quello ha senso. Quello effettivamente sono tanti soldi. Ok, esce al lancio e sarebbe figo farlo al lancio, ma 80 euro no. Cioè, noi al lancio faremo di console, basta, probabilmente. E anche lì 80 euro sono. Beh, faccio io Spider-Man sicuramente. Sì, ecco, ci dividiamo. Io Spider-Man non lo prendo subito. Console sì. Cioè, magari io e Moro facciamo Spider-Man. Andiamo avanti con Mafia, dai, ci proviamo. Oggi c'è venerdì, cazzo. Sì. No, questa settimana è passata veramente... Mafia, secondo me... Cioè, io adesso l'ho visto dal termobest, perché la live non sono riuscito a vederla quel giorno lì. Ma che ridere! Cioè, secondo me vengono fuori veramente delle caccate incredibili. È stata veramente una bella live, quella di Mafia, eh. Ma infatti... Allora, sono un pochino scettico ancora sul portarlo, non sono sicuro... Ma secondo me però, potreste, non ti dura tantissimo. No, lo so, ma è bello. Cioè, chi lo viene a guardare sicuramente si diverte, ma ragazzi. Sì. Io ve lo dico. È veramente divertente anche da guardare. Solo che è comunque una serie... Ho paura che non ma la serie che ti dura sarà quanto? Così tanto.
4 live? Ma le serie, cioè, allora, in 10 ore. Allora, devi, sì, considerare che una live le serie sicuramente vanno meno bene di altre robe, magari più corte, perché è sempre così. No, ma più che altro, però, vabbè, secondo me, ma dura 8 ore. Dura, vabbè, 8 ore le fai. 8 ore Gianluca che ha speedrunnato qualsiasi cosa. No, comunque, sì, 8-10 ore dura. Ti dico una live la salti probabilmente perché farai Halloween. Tu, sì. Che fa? Non ho capito. C'è Halloween. Pensa che è proprio un venerdì, quindi un venerdì o un sabato. Quindi. Beh, sì. Però ricordarci di fare poi. Preparati, vero? Fine mese che arriva Man of Metal. Lì. Sì. Non vedo l'ora anche di quello. Eccolo lì, poi proprio il venerdì di prima di Halloween. Iniziamo il venerdì, sì. No? Poi la portiamo. Facciamo venerdì, domenica o venerdì, lunedì e poi vediamo. Ma io farei anche venerdì, domenica. Ma per me è uguale, sì. Trage. Sì, a lunedì sabato, no. Mi capita proprio dopo la mezzanotte del venerdì. Benedetti, semplicemente hai detto una parolina, cioè non l'hai detta, però semplicemente Zelda di Nintendo e giochi Nintendo non calano mai. Ma devi sono 3 anni. Allora, in realtà, in realtà adesso con ma Zelda non calerà mai. In realtà da quando c'è la Switch e quindi hanno uno store è vero, fatto bene, perché c'era anche prima lo storm. Fatto bene, perché prima era terribile. È molto meglio di prima, però adesso che è fatto bene, non diciamo fesserie. Però ci sono parecchi sconti anche lì. È vero, però Zelda... No, non credo ci siano stato sconti. È sempre prezzo pieno, comunque. Scende comunque intorno tipo ai 40 euro. No, non è vero, 45, tipo. Raramente, sì. Basti cercare su Amazon, magari ogni tanto su Amazon fanno degli sconti. Io infatti Dragon Quest l'ho preso scatolato e lo sconto di Dragon Quest era 46 euro rispetto ai 50. Però è sempre così, i giochi Nintendo ci mettono costano sempre comunque tanto. Un sacco a calare. Giochi Nintendo è sempre così. Grazie gatto per il Ribes. Grazie gatto. Gattone. Pensa su Amazon non ce n'è. Amici, tra l'altro settimana prossima una canna da pesca decente. Amici, a proposito di gatto, settimana prossima siamo sistemati che ci saranno almeno 3 live horror nel nostro canale, nel canale di Karim e nel canale di gatto, quindi state tonni. 3 live su Phasmophobia. Karim, tanto volevo chiedere a gatto è ancora qua. No, perché non so, magari è andato a fare la canca. Visto che c'era ormai qualcosa quella dell'iPhone, magari vuole switcharla live, non so. È vero, ma poi è ufficiale, hanno detto anche l'orario, non lo so. È alle 19, quindi sai, magari possiamo fare qualche volta. Potersi. Ma quando è? Martedì? Non mi ricordo se era martedì. Lì sarebbe FIFA. Beh, caso lo facciamo dopo, basta avvisare per tempo Korn. Corvo, più che altro sto pensando a Corvo. Magari Corvo se lo avvisiamo prima, mangia prima, magari. Sì, no, dopo magari lo sento perché in effetti... Perché Korn e Vale secondo me possono anche farcela, ma Corvo lo vedo un po' più... No, Corvo non credo ci sia alle 22. Il gioco che porteremo live si chiama... Come si chiama? Little Hope? Little Hope, sì. Il piccolo papa. The Dark Chronicle... Esce il 30... The Dark Picture Anthology si chiama la saga. Ah, giocherai tu, Moro? Sì. Ho trovato. O la giocherà Mark? No, io farei giocare a Moro quello. Subito. No, mi fa schifo. Così, se vogliono personaggi, colpa sua. Sì. Se lo chiamiamo Esper. Sì, diciamo Esper, guarda. Adesso no, che deve vendere le verze. Tibet, per chi gioco. Non sapesse, adesso sta vendendo verze in Tibet. Verze italiano, ovviamente, perché sì. Ci sta. In realtà adesso sta lavorando in un supermercato per il momento. Sì, per il momento sì. No, ma penso che comunque dopo tornerà volta a fare. Ha trovato il cartellino, cosa c'era scritto? No, non era il cartellino, è che ha dovuto dire una frase divertente. Aia, ma sei scemo, scheletro? Ma a parte riempimi il pisello, tipo. Cosa? No, era con i finocchi. E gli è uscita fuori una frase strana da dire. Adesso non la ripetiamo, metti che ne so tu. È pieno di finocchi, stava parlando di ortaggi. Sì, comunque, però ovviamente gli è suonata un po' male da dire, ci ha raccontato sta cosa. L'altro giorno ho dovuto dire per lavoro che era pieno di finocchi, mi sono sentito in colpa. Però effettivamente in un supermercato è pieno di finocchi, nel senso, non è che poi che buoni come pieno di mele, comunque. Pieno di pere, nel senso. Preferisco il sedano e altre cose. Comunque grazie a Nonne. Sai che il finocchio lo preferisco proprio da mangiare così...
A me lo fa, mi piace. Grazie. Pizzimonio, anche senza il pizzimonio. Cioè, mi piace proprio da mangiare. A me piace così, ma piace anche. Anche il sedano, buonissimo. Del finocchio, sedano anche, è buonissimo. Anche i semi di finocchio. Semi di finocchio. Sì, mamma mia, io da piccolino ero veramente goloso dei semi di finocchio. Era veramente goloso. Viva, si parla di cibo. Colpa di Espert, qua. E questa è colpa di Espert, sì. È colpa dei finocchi. Da scannocchiare, sì. I semi di cose sono da scannocchiare. Sono buoni. Poi rischi che non te la cosa, ti ne mangi un saccone intero che sono mezzo chilo. Come fai a mangiare? Li mangi così i semi di finocchio? Sì. Mangi così da scannocchiare. Beh, sono dolci comunque. I semi di girasole. Sono piccolissimi. Sì. I semi di girasole sono grossi, cioè li mangi. Semi di finocchio. Tutti i vari tipi di semi. Li mangi così a manciate. Ma magari li metti da qualche parte e mangiati così? No, io li mangiavo anche così. Guarda che io da piccolo ero un animale. È come mangiare la polvere, scusa così. No, beh. Io lo mettevo nell'acqua. Io mi ricordo da piccolo, 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 mettevo nell'acqua del biberon. Mi ricordo ancora questi ricordi che avevo il biberon con l'acqua e i semi di finocchio. Perché dita la... Mi piaceva un sacco, mi piaceva. Eh sì. Ma lo farei anche adesso, che... Sento stupido. Ho visto due mesi fa bere con il biberon, comunque. Beh, effettivamente. Ma ce l'ho ancora. Ezra, sto pescando che voglio vedere se posso fare le cose incredibili. Qua il biberon. Marco, vai a fare, sto facendo di tutto io, Marco, ragazzi. Sto facendo veramente di tutto. Marco, io. Per favore. Voi. Ma non stavi raccogliendo la legna? Io ho raccolto la legna, sto farmando anche le frecce. Nello stesso tempo sto recuperando l'esperienza che ho perso morendo nel buco lì che c'era. Non so perché c'era quel buco. Io sono quasi al 30 di nuovo, quindi adesso magari vado a incantarmi l'ascia. Vado a incantarmi l'ascia. Puoi esplorare il dungeon, c'è, no? Dove c'è il portale. Sì, che la vendono, l'acqua aromatizzata, qualsiasi cosa. Ma cazzo, ma fatela a casa. Non ci vuole niente, non ci vuole. Allora. Cioè, mia mamma d'estate grazie fa... Grazie Official, grazie per il ride. Per... Grazie Official. Grazie. Mia mamma a casa fa d'estate l'acqua con cetriolo e lo zenzero. Buono anche quello. Buona. Poi vabbè, lo zenzero è sempre quel sapore che divide. Pescato, un arco con potenza 3, indistruttibilità 3, impatto 1, è quasi del tutto distrutto. Anch'io lo so. Ho ucciso uno scheletro, sì, mi ha dato potenza 2. Caso Peppe, recuperati Man of Medan, la serie che abbiamo fatto, cos'è, un annetto fa, due anni fa. È più lo o meno dello lo stesso piace, tipo. Cosa hai fatto poi con quello? Beh, lo zenzero piace tantissimo, piace sia quello del sushi che proprio anche la pianta. È pieno di librerie qua. Piace veramente tanto a me la zenzero. Sì, anche le foglie di menta. Però capisco che effettivamente sa di sapone. Quante librerie? È vero che qua c'è la libreria qua. Allora, io sabato sera, la discoteca. No. Ho fatto una cena con gli amici per il compleanno della Cree. E il pomeriggio siamo andati a fare la spesa e al Conad dove siamo andati a fare la spesa c'era il reparto America, ok, dove vendevano appunto tutte le caccate americane. C'era, a parte c'erano i Lucky Charms a 10 euro. E vabbè, ci può stare alla fine una roba particolare. Abbiamo preso le gelatine di Harry Potter e altre caccate. E nelle gelatine di Harry Potter, che sono quelle tutti i gusti più, no? Quindi come le challenge che andavano tempo fa. Il pannolino. C'era quella al gusto di sapone. Era buona. Era lo zenzero? Vabbè, no, non era lo zenzero. Quello lì è tipo il più detersivo. Quello lì era proprio saponetta. Erano buone. Poi ho comprato dei salatini che sapevano, non so, erano buoni, erano honey barbecue, non sapevano assolutamente né di honey né di barbecue, però erano buoni. Madonna, vedete, quelle cose lì sono di pomodoro forte. C'era gusto Marsiglia, erano, sì. C'erano le snowball, non c'erano i Twinkies, non c'erano. C'erano le snowball, però non le ho prese. Ma i Twinkies mi fanno schifo tanto a me. Sì, fa anche a cacare. Anche penso che credo. Ma mangiatevi le merendine Ferrero che sono più buone, per favore. Anche non Ferrero. Un giochino trovato. Cosa abbiamo preso? Ah, ho preso una bibita. Era Sweet Soda, si chiamava.
Era una soda alla vaniglia. Tanto generico. Tipo burro beer. E faccio caccare, in effetti, era dolcissimo. Buona, burro beer. Non è vero, lì. Mi piace. Ma che te lo dico, mi piace. Fa schifo. È terribile. Fatemi fare una roba, guarda. Addosso la cacca, so. Ecco cosa... No, non è una cosa che berrai tutti i giorni. Madonna, Marco, sei proprio italiano. Ragazzi, quelle robe lì è che cara. Sono italiano. Cioè, nel mondo la Nutella, la Ferrero sono famosissime. Non è che col cibo non ci batte nessuno, ragazzi. Poi facciamo schifo in tutto il resto, ma col cibo non ci batte nessuno. C'è poco da fare. Ho due stack di libri. Arrivo per fare un po' di libri. Ah, l'arco lo sfascio. Ho trovato un bel libro, Facciamo cacare anche nel calcio adesso, una volta era l'altra cosa di cui potevamo andare fieri. Ho trovato un libro, affilatezza 4, potenza 4, efficienza 4. E 4. Allora, io posso fare l'arco con ripristino, potenza 3, indistruttibilità 3, impatto 1. Fa cacare un po' in realtà, non lo faccio. Questo così e questo lo distruggo. Ho fatto altri 13 di selce e mi sono rotto lo scatto di scavare, vado a fare altri polli. Mi servono più le piume adesso che la selce ne ho già messa 64 più altri. Allora ragazzi, cosa faccio? Esca 3 o incanto qualcosa? Che verrà una merda inevitabilmente. Io incanterei un libro sempre, Moro. Ma sto viene punto. Indistruttibilità 3. L'esca, cosa stai facendo adesso? No, se incanto un libro viene indistruttibilità 3. Ah, allora no, 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 non ha senso. Sì. No, beh, il cibo in generale, non solo la Nutella. Adesso ho detto la Nutella perché si parlava di merendine e di cose dolci, ma il cibo, ragazzi, non c'è niente da nessun'altra parte meglio di noi. L'unica cosa veramente di cui possiamo, tra virgolette, vantarci, che poi non me ne frega, vantarci te che non me ne frega niente, però l'unica cosa che veramente possiamo vantarci. Ma c'è la magliettina di Prada, Marco? La magliettina di Prada, mica to, ok. Mi uccidere un po' di polletti. Potenza 3 ripristino. Ma dai, anche le mucche sto colpendo per errore. Si incanto l'arco, cosa dà? Damorex. Allora, mi vado a... 3 l'arco, ma che schifo, ragazzi. Ma cosa siamo? Dei pezzi di merda, forse, qua? Che facciamo? Cosa incanto? C'ho 30 livelli, non so che farci. Tanto butto via un po' di roba, fa vedere. Tac, 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 tac. Dietro? Tac. Io volendo ancora gli stivali da incantare, diamanti, diamanti. E che aspetta? Ancora incantati. Dammeli. Aio, aio. Dove sono? Le fate riprodurre un po', le fate riprodurre. Guarda, guarda che fanno le uova, ottimo. Senti come fanno. Po, po, po. Andiamo a vedere. Allora, facciamo un altro po' di frecce. Aia. È un salutino, Maria, sì. Allora, i tuoi stivali, protezione 4, dai, ci sta. Beh, meglio che niente. No, la selce. Protezione 4, indistruttibilità 3. Tieni. Altre 24 frecce. Ok. A questo punto mi faccio esca nel... Voglio di più. Nella canna. Voglio mass. Sì, esca 3. Stanga cazzo qui, fammale buttare. Un viaggio Klebnitz. Fanno risata di Mark, esatto. Adesso devo guardare gli altri incantamenti cosa danno, però cazzo che mi è cambiato tutto. Vado verso destra io. Protezione 3, flagello degli Arbretobits. Ezzar, dimmi no. Che è un'uscita retro compatibile. Efficienza 4. Se volete un po' di libreria, ho fatto una marea. Farò un'uscita qua dietro. Lì. Mi hai rotto la casa? L'ho già riparata. Guarda. A parte che la casa era la stazionata. Di qua non siamo mai andati per bene. Ci siamo andati una volta, ma un po' a caso. Da vedere se... Ah, ecco perché non siamo mai andati. È pieno d'acqua. Sì, lì c'è il mare. Torno indietro.
ancora una marea di libri. No, perché vi ripeto, non è da sola a casa, c'è la figlia e il nipote. Quindi... alternano loro tre. Io voglio andare a attivare il portale, ragazzi. Possiamo andare, però non venite con le cose di diamante. Beh, no. Andiamo, dai, facciamo, vediamo un po' com'è. La miseria, devo depositare tutto, allora. Ho spazio dove mettere le giveri. Sì, ragazzi, il nuovo giveaway è iniziato. Sì. Quando partecipate tutti, tanto... allora... metto via Todos. Allora, metto via le cose di diamante. Pippi? Ma sì, io mi tengo sta armatura che ho addosso, chi se ne frega, tanto i pantaloni diamanti no, mi stanno anche... rompendo, mi sta rompendo tutto. Perché se la perdiamo chi se ne... sta veramente rompendo tutto. Tanto. Pensate ai nuovi Ryzen? Non li ho visti. Io li ho visti e sembrano... ho visto solo il prezzo, ho visto. Sembrano tanta roba, sembrano. Cioè, più che altro, allora, non penso valgano il passaggio da una serie 3000 a una serie 5000. Però se uno si deve fare il PC da zero, sono tanta roba. Ah, finalmente c'è una buona alternativa agli int. Vabbè, ma quello lì c'è non una... hanno più il monopolio, però... perché una volta avevano il monopolio, praticamente. Quello sì. Come ce l'ha veramente ancora Nvidia nelle schede video. Sì, purtroppo... perché AMD nelle schede video non va benissimo. AMD non se le incula nessuno, cioè, ma non hanno il supporto esterno che ha Nvidia, cioè... non è la stessa cosa. No, invece con i processori si stanno... gli occhi... e stanno andando bene con i processori. Ci sono già su Amazon? Non so, ma arrivano istanto? Ma non hanno detto neanche quando escono, ah, ecco, in realtà. Prendo gli occhi e arrivo. No, sì, non intendo adesso che c'è l'alternativa. Cioè, è da 2-3 generazioni che c'è una buona alternativa su quello, sulle schede video, invece. Che devo fare, vale ragazzi? Pena. Allora, tra l'altro, Jack... il bello è che puoi farlo senza cambiare scheda madre. Hai detto Jack il bello senza volerlo. Allora fammi fare il sesso. Comunque, no, appunto, il bello è che puoi cambiarlo senza cambiare... ah sì, lasciala, tengo. Lascia la doppia. Puoi cambiarlo senza cambiare scheda madre, quindi volendo. Sì, ragazzi, non mettete niente di diamante. Cioè, io ho il pantalone, no, perché niente. Mi si sta rompendo. No, c'ho la canna da pesca, la sua. Questo chi è, scusami? La sua nella cassa. Tanto qua ci sono delle casse, prima di entrare nel portale. Fatta. Utilizzando una sezione 3 di calcolo, eccetera, ragazzi. Sì, allora, per chi fa rendering e altre robe di questo tipo... forza Ryzen, ma anche per noi che streamiamo Ryzen è tanta roba. Amici, magari per uno che deve solo giocare forse vanno ancora va meglio gli Intel, però non è che... amici, Ryzen, ma mi confermate sta cosa? L'armatura che ho io, quella bucherellata, è resistente alla lava? Non penso proprio, Marco, perché mai dovrei... perché mi ricordo questa cosa io? Forse sei pazzo. No, sto portando anche l'arco, fammelo lasciare qua. Lasciate tutto quello cosa importante. Ragazzi, Refixul. Grazie, Refixul. Ricordati, vedi, lasciare tutto. Se avete archi e robe del genere, lasciate qua nella cassa. Porto giusto il pane. Ti ricordi questa cosa? Perché secoli fa si pensava fosse così. Vedi, sono veramente un vecchio di Minecraft io, proprio dall'alfa. Sento uno sbrodolare comunque. Tra l'altro una volta non si poteva prendere nel game questa armatura qui, non esisteva, c'era solo nella creative. Allora, vado nel portale del... no, dove non mi ricordo. Dove dobbiamo andare? Al portale Nether? Dobbiamo andare nel Landmark. Dobbiamo andare al... punto di interesse. No, la masura in maglia la puoi craftare col fuoco, ma solo in creativo, a quanto ricordo. Joy... adesso la puoi trovare dai zombie anche. Joy, io ho la stessa identica configurazione, ho 7700K e una 1080,
Ah sì, non serve cambiare se avete già quel PC lì. dal 2016-2017 e in QHD neanche ci penso a giocarci, per dire. Just Dejo, ma sta roba è del No, 2010, ma eh? è un Perché caso, no? Quando caso l'hanno messa, puoi però. cambiarla a 1080 se vuoi, tipo ray tracing o roba del genere, quelle cose che vanno dalla 2000 in su, Però però. dipende, No, perché non è vero che ci giochi in QHD benissimo. ecco, no. Ma tanto noi Ma non abbiamo non schermi. ci gioco in full HD benissimo, io, per dire. Beh, noi abbiamo poi anche il problema dello streaming. Esatto. Cioè dipende Se sempre non da un sacco di streammi, cose, da che sì. pretese hai, Se lo streammi da un non c'è il sacco di problema. cose. Io ricordo ancora quando non c'era fame. Eh sì, ma io ho iniziato che ti ho detto, davi pugni alle pecore e ti usciva la lana, proprio a fiocchi così. L'Horizon di Intel, secondo voi? Dipende anche cosa Dipende. devi fare, Ora, appunto. no, semplicemente è una buona alternativa adesso. Se Insomma, no, ragazzi, cioè la ferrovia uno che va ha bene, messo lì l'altro non funziona, non parte il non cavo. funziona. No, quello là non parte, Non ma a parte. A parte me è che partito. vai a Devi piedi, che mettere il fai prima, blocco c'è una dietro. barca, prendi la Ma barca, fai infatti, prima. però a Però a me è me è partito partito. comunque, non so. No, perché voi, cioè, dovete mettere il blocco dietro e poi fare la cosa alimentata, non è alimentata. Mi consigli di prendere un Ryzen 5 o aspettare e prendere questa sera nuovo quando esce? Mi interessa la E tua tu, opinione. Ricky, però tu Aspetta. streami anche, eh? Tu Ti consiglio di streami prendere un e fai Ryzen anche. 5 ora? Sera che lui streama e fai anche disegno. Fa. Se stream e disegni, in realtà ti conviene puntare su più di un Ryzen Moro, 5. sento sbrodolino, Lo so, è qua sotto, non importa. eh. Ma non c'è il. Non l'abbiamo preso prima il. No, Ma ma vieni qua, non tutti Marco, hanno vieni, il andiamo tridente giù. poi. Il tridente, nessuno. Cioè, non tutti ce l'hanno. Alcuni zombie non ce l'hanno. No, infatti non ce l'ha questo. È vero, Ma è Ricky. pieno, cioè è raro quello È proprio trovato. che streami e fai anche Le disegni e tasche sono quelle, tutto, lo eh. so. Ma ti conviene sicuramente aspettare la serie nuova, comunque, perché i prezzi non è che cambieranno tanto, eh. Anche perché streama non è che il suo lavoro ci va a perdere se fa un PC da 8.000 euro e non ce li rifà i No, non soldi. è No, streamare, dico più per disegnare che dicevo più altro. Aliezer, cioè streama No, sì, ovvio, però ovvio, sì, ovvio. Che spavento. avrà anche i suoi. Uno alla volta. Vai, That's prima Moro, che sei in Vado. live, vai. Aspettate, fermi. Immobili, Ma va, mica vado adesso. non vi muovete. Ma che merda, ragazzi! Abbiamo Punto portato del brutto. materiale per Io non ho costruire. portato 47 di terra. Raga, ma io come torno indietro? Non si può. Ah. Devi morire, Moro. Devi o morire o finire il gioco. Devi morire. Infatti, se ti sei portato qualcosa, Non dovevi è portare nulla. inutile. No, A non parte che c'ho. io mi Cioè, sono c'ho portato. 63 63 pesci, però Aspetta, vabbè. mi sono portato il letto perché lo metto qua, metti così. Possiamo passare o. Boh, se Vado io, dai, volete, ma non vediamo. è che. Ah, Io Marco, vieni. faccio la base intanto. Ma che Eh sì, base, allarga la Marco? base perché Qua no. è una merda. Eh sì, devo allargarla Fai. per forza. Non ho tutto, cioè, a saperlo mi portavo più materiale, porca vacca. Ma sì. Perché sono saltato? Ho premuto la barra senza volerlo. Ma se guardo gli Veramente uno schifo Enderman. qua. Bisogna fare il po. Là c'è il drago che viaggia. Vediamo un pelo intanto. Ma meglio la pietra, forse. Eh no, serve più materiale, ragazzi. Ma si chiamava sempre Ender Drago? Fatemi fare una strada che Boh. arriva fino lì, Non mi almeno. pare. Sì, Ender Pare di sì. orca. Ender Non lo Drago? ricordo Ender Dragon, non lo No, ricordo ma in non si inglese, chiamava però. così sopra. Non Ho provato a fare a caso. Con il piano del nuovo Resident Evil che dovrà uscire. Boh. L'8, Resident Evil 8. Sì. A me Non è che si è ispira. visto ancora Beh, tantissimo. ostia, Ostia, lagga si è un po' visto quando ormai. rompi i Gameplay si è blocchi visto. qua, eh. Lagga leggermente. Comunque, boh, a me non dispiace. A me i Resident Evil non sono mai interessati, No, neanche a non ti me. do l'opinione perché No, non li allora, a conosco. me. Mai Io piaciuti. ti Più dico il. Silent Hill al massimo, Ah sì, giusto, nemmeno. prendiamo sto materiale, hai Io ragione. anche a me non sono mai piaciuti, però mi sono recuperato adesso i Resident Evil, i remake, con. Ragazzi, occhio, eh. Vabbè, Non mi sono avviciniamoci troppo. recuperato. Mi sono No, recuperato era perché i ero un remake peliposo. adesso con. Come si chiama? Su Twitch, nel Morrow by Night abbiamo guardato i remake. E quelli lì mi sono piaciuti. Questo qui nuovo, perché il 7 a me tipo non è piaciuto per niente. Ma gli posso rispedire indietro le Prova, ma non credo. robe? A parte che no, perché vola. Però. Ragazzi, no, ci servono più materiali. Dobbiamo venire qua con molta Ma pietra. con Basta cui prenderla le qua, cose con cui tanto. si cura si possono distruggere? Ma tra l'altro io perdo l'esperienza. Sì, si possono distruggere. Devi distruggere.
Devi distruggere le torrette. Devi, sì, le torrette lì. Sì, no, lo devi distruggere le torrette, sì, così lui non si può rifullare. Ben bene. Sì, bisogna distruggere quelle cose lì. Riusciamo a farlo adesso? Ma io non ho niente. Ma facciamo la prossima volta, facciamo. No, distruggere le cose, dopo il drago. Non so se si può fare. Io non ho le comunque. Se tu le distruggi e muori, rimangono distrutte. Io comunque non ho l'arco. Si resetta. L'arco, appunto, no, ci arrampichiamo. Dico. Beh, vai, distruggere già uno o due già è ottimo. Ma non, ma non credo, ma credo ti rompa le balle. Beh, ovvio, però magari ce la fai. Comunque gli Enderman non è vero che ti attaccano, infatti mi sembra. Ma io ho portato comunque il secchio d'acqua, se vuoi lo butto per terra intanto. Ma tanto non basta che non li guardi, non ti attacca. Vabbè, la mettiamo per sicurezza, metti che. Tanto ce l'ho, lo perdo, a un punto lo uso. Vado ad aiutare Moro, tu finisci il ponte con la giallo. Allora, il 7 non mi è piaciuto perché vado è veramente un Outlast base il. La mia se no. Eppure tanti è piaciuto, il 7. Cioè, è veramente un horror base con qualche riferimento a. A Resident Evil. Questo qui è il più basso. Quindi allora ci arrampichiamo e costruiamo, cioè distruggiamo le uova. Poi direi che cioè per me si può fare. È che sono provate, tante, intanto costruisco qua la zona io. Muore fa niente, tanto non abbiamo nulla. Pietro, vuoi provare a buttare il secchio intanto? In ma non lì. Mi stanno rompendo. Lo so, ma tanto ripeto, lo perdo, quindi a sto punto usiamolo, lo metto lì l'acqua. Ah, la lasci qua. Non si può mettere, non è che si può fare una cassa qui nell'end? Puoi fare la cassa del. La cassa del LED, possiamo fare la cassa del LED? Magari si può fare anche una cassa normale. No, penso comunque di sì che si possa fare, che non ho legno. Ho la crafting table, aspetta proprio. Io non ho legno. La crafting è andata. Io ce n'ho di legno io. Io ho messo giù la crafting. Controllare una cosa. E l'acqua funziona comunque nel LED. Puoi fare una cassa normale, sì, andate. Sì. Beh, mettila lo spawn in caso, vedi. Aspettate che voglio chiudere tutto prima lo spawn. Provo a salire su una torre, vediamo se ce la faccio. Quelli. Quanto è alta la torre? No, ma è altissimo. Quanto sarà alta quella torre? Non lo so. Quanta? Io ho questa qui che è un po' più bassa, provo a prenderne altre. No, spero che mi bastino 5. No, ho attaccato. Ma che cazzo. Attacca, bro. No, perché mi è passato un Enderman davanti, l'ho piccolato. Non metterla sullo sia, no, abbiamo fatto comunque lo spirale, cioè tutto il ponte, quindi in caso la mettiamo lì. Non metterla sullo sia che poi sparisce. Ok, provo a fare sta torre, vediamo un po' se penso la faccio. Sparisce. Levatevi. Ma alcuni sono con la gabbia, altri no. È perché forse si aprono quelli durante il combattimento. No, quelli con la gabbia mi sa non li puoi. Non la puoi rompere la gabbia. No, provo questo qua, provo. È vero, possiamo usare. Ma dopo non c'è la protezione dell'elmo se ti metti la zucca. Ha sparato a me? No, ok. Ha sparato a me! Questo è per me. Zona di contenimento qui. Aia, aia! Non mi attaccare, stronzo! Anzi, guarda, vi raggiungo anche, magari mi prendo. A me spiace solo per i 17 livelli, ma tanto oggi. No, dai, adesso muoio. E invece è morto lui. Ti stronzo, merda, buti. Come morto il drago già. No, sto. Fortissimo, fine del gioco. Con le cose di ferro. Quelli con la gabbia devi salire a rompere la gabbia, amore. Ah, quindi si può. Okay. Ah, quindi si può fare. Ma quindi dobbiamo riprendermi le cose. Dobbiamo farlo noi? Ma adesso, non so. Tanto. Sto costruendo la base io lì. Ah, tu non finisci di costruire, tanto. Moro è saltato in aria. L'ho distrutto, facciamo. Ho distrutto un coso. Beh, boh. Il drago lo facciamo lunedì, lo facciamo. Occhio che esplodono, grazie, Din. Esplodono le uova? No, i fuochi in cima alle torri. Ah. Sì, no, quelli con le gabbie. Sono andato in quello lì perché era il più piccolo, semplicemente. Cioè, era il più basso, sono andato. Poi provo a riprendermi le cose. E aspettate che intanto. Però non è lungo il viaggio come l'altra volta. Gestisco il prepuzio, abbastanza veloce. Io adesso me la rilasso invece. Occhio che esplode. Effettivamente una cassa era utile da tenere, però. Se ne frega, non c'è niente. Vabbè, che faccio adesso? Che facciamo? Che si fa? Ma mi sta sparando, ragazzi! Non posso costruire perché lei si è arrabbiato. È che sei rimasto da solo tu. Sto ritornando, io provo a riprendermi le robe. Che prima era lontanissimo, adesso no.
Ciao, oh, Arjet, buona sera. No, vabbè, sto facendo un bordino un attimo raffazzonato. Io voglio un'altra canna da pesca per canna da pescare la mia canna da pesca, però. Voglio esca 7, voglio. Un arco con solo infinità e una freccia e fate piazza pulita del... ma ho capito, poi me lo butto via l'arco. Beh, ce l'abbiamo forse un'infinità. Dov'è la mia roba? Che vuoi? Perché gli Enderman vi rompono le palle? È perché sono scesi gli Ezzar. T'ho detto che erano un po' nervositi dal vostro atteggiamento. Voglio pescare un arco con Fortuna del Mare 2. Mi stanno rompendo tu. Oh, io. Così faccio un grande arco. No, ma è impossibile, sono tutti incazzati. Metto l'acqua, voglio vedere. Bisogna farli fuori tutti. Metto l'acqua gli Ezzar, non è che... E mettigli l'acqua davanti così gli tappi il passaggio. No, ma volevo andarmi a riprendere le cose per quello. Tanto non puoi tornare indietro, cosa le vai a prendere a fare? No, perché volevo riprovare a uccidere, a distruggere uno. Ah, quasi quasi sì. Sì, però... Prendo uno stacco di qualcosa, vado lì, gli distruggo qualcosa. Sì, io ho messo l'acqua, ma ne ho messo solo uno e non serve a niente qui. Infatti che io non riesco più a riprendere le robe, sono troppi Enderman. Dobbiamo iniziare a farli fuori. Eh no, ma tanto respawnano gli Ezzar. Respawnano? Certo, sì, ha voglia, qua ha voglia a perdere tempo. Il fatto che di farsi un'altra armatura non ha senso. No, l'armatura non me la faccio, ma non ci arrivi però fino là, troppi. Vabbè, quindi ne hai ucciso uno, mi hanno Moro, caccato tu. Di striscio. No, adesso se ritorni probabilmente ti cacano. Ne hai distrutto uno tu, Moro? Sì. Vado a vedere se riesco a distruggerne un altro. Quanti blocchi ci volevano più o meno per salire? Non mi ricordo. Mi devo... Beh, io vado sono diversi di... Vado a riprendermi il drago e l'arco e basta. La trentina per sicurezza. L'arco l'ho lasciato di là. Allora... Luca, arco e via. Mi hanno sparato. Okay. Sparato di zucca, nuovo. È vero che la zucca... È vero. Vabbè, è vero. Adesso possiamo usare la zucca volendo. È vero, sì. Allora, quasi quasi zucche non ne abbiamo però. Ce l'ho io, vai nella casa da me, dove ce ne due o tre. Ah no, ce l'ho anche qua. Come si faceva a fare? Devi tagliarlo. Basta metterla nella crafting table. Non era con la cesoia. Con le cesoie? Mi ricordo. Amici, faccio altre mele d'oro, facciamo così. Ma non servono adesso, Marco, vieni qua, facciamo la testa di zucco e distruggiamo tutta la roba e poi la prossima volta spacchiamo... Ma funziona, se facciamo un esercito di golem dall'altra parte, funziona. Ma ora che prendono gli Ender, sono lenti, Sì, ma sarebbe figo da vedere. Le cesoie, ok, le cesoie... Hai 10 golem, bello. Ma le zucche dove... come si intaglia la zucca? Ce l'ho io, adesso le faccio io, Marco. Allora, aspetta che metto via. Non è vero. Ah, bisogna piazzarle e dargli la botta con le cesoie. Eh sì, tipo come col legno. Marco, portati uno stack. Ok. Io volevo portarmi un arco base intanto io. Tipo potenza 3 ripristino. Ok, Marco, vieni fuori. Sì, portatevi cose Ma non voglio le frecce. Prego, grazie. Non vedo un cazzo però, scusami. Eh no, è molto... Moro, ricordati che hai l'accetta qui. Sì, sì, no, lo so che c'ho l'accetta lì. Però metto una Me la metto poi là. Metto giusto gli stivali d'oro. Dobbiamo distruggere le... ma allora un arco serve per forza. Non voglio portare il mio, però. No, non portate le Marco, cose. Ce n'è qualcuno qua. Sì, ma fanno un po' cioè, devi sprecare le frecce. L'ho fatto apposta per tenercele per... Vabbè, andiamo su... Tanto ci sono quelli con le gabbie che bisogna salire. Se... Portate materiale per salire, no? Sì, io ho due stack di andesite. Arrivo, sto arrivando. Vengo anche con l'arco e basta. Forse dei resini di armatura ce li ho anche. Guarda, mi porto anche la spada. No, non è vero. Se non di ferro, no, beh, non lo ammazziamo adesso, Arcadia. La zucca ce l'ho io per te. Ma non la ammazziamo adesso, Arcadia. No, la ammazziamo la prossima volta. Oggi ci prepariamo il terreno. Tu lì sei? Sto tornando indietro. Non so se c'ho anche un pezzo di armatura giusto per... Sì, lanciamo le uova, li lanciamo, sì. Porto un po' di pane anche per... Diremo, però. Piacerebbe.
Anche una patata, perché è sempre bella. Ok, sono a cassa. Ma come sei a casa? Non sto ritornando indietro. Sì, no, sono a casa perché devo lasciare giù l'arco forte, che non me lo porto indietro. Beh, non t'ho visto porto... tornare indietro. Ma non detto che siamo teletrasportati. Ragazzi, non abbiamo più stack da usare. E io ho due stack di andesite, comunque. Ho la sabbia, prendo la sabbia. Ma anche la ghiaia va bene. La sabbia. No, la ghiaia lascia stare. Fa le frecce. Che te frega. Ho preso la sabbia. Non sei gli Zord. Sono nella... Non dirmi che sei nell'end, ti spacco. No, sono nel magazzino. Quindi porto l'arco con 30 frecce, due stack di sabbia. Tieni gli Zord. Oh. Ah, sì. Due stack di sabbia e poi cosa mi porto? Un arco normale ce l'abbiamo. Io porto anche una cassa. Nella cassa. Previsto, no, è meglio che niente. C'è anche quello normale. Porto 32 frecce. Io mi porto un po' di normale, Lezzar, prendi quello normale. Quello normale? 32 frecce, vabbè, poi in caso mi suicidio. Poi dopo farmiamo altre frecce e andiamo poi la prossima volta. Dobbiamo farmare la prossima volta dobbiamo farmare un sacco di frecce, ragazzi. Aspetta, metto giù l'arco mio forte che... Prendo accessorio e gli Enderman io. Ah, la spada. E me lo metto là, la testa di zucca, che non si vede un cazzo. La spada che far fuori qua, anche in caso serve qua. La spada base la farei pure io. Spada, sì. Io mi sono preso, c'era Nash, ho preso quella. Questi li lascio giù. Ok, questi li ho lasciati giù. Oh, c'ho... La pala per la sabbia, Marco, dicono. Ah, non ho nessun pezzo d'armatura, perfetto. Bravissimi. No, mio, ho perso il carrello. Ho premuto shift. Ah, ce n'è tanti, ne ho messi. C'ho quattro zucche qua ancora in casa. Io non ho. Devo farmelo io, faccio io. Cosa dovevo prendere? Ah, la spada. Così vado più veloce, faccio contro l'avanti. Oh no, ragazzi. Cosa? Che culo, l'ho preso al volo il carrello per strada. Piccone, porto anche un piccone perché magari se riesco provo a finire il pezzo davanti, ma vabbè, è abbastanza coperto in realtà. E dopo esploriamo anche la città dell'End, sì, una volta ucciso il drago. Anche lì dobbiamo entrare che abbiamo poca roba, poi dopo facciamo le cose. Ah no. Ok, posso arrivare. Ok, è rimasto sul loro time, ma lo accoglierà qualcuno di loro. Arrivo. Ok, c'ho l'arco e una spada. Io ho spada, piccone, pala. Un po' di cibo l'avete? Ho 21 di pane, da tre frecce, la zucca che adesso metterò. Allora, prendere il cac. Io vado, vai. Ne stiamo arrivando. Ciao, ciao, ciao. Che altro adesso? Stiamo tutti andando e non torna mai nessuno. Quindi, carte rimangono tutti. C'ho un carte in mano, infatti. Permesso. Ho di moro. Che miseria, non vedo. Ma non hai l'arco? No, permesso. Porca puttana, non vedo un cazzo, ragazzi. Come si sale lì? Scusate. Ma aspetta anche noi, se andiamo tutti e tre, almeno uno lo distrae in caso. Aspetta, stai tornando indietro. Fa niente, fallo andare indietro. Allora aspetta, lo faccio andare. Allora. Faccelo già. Papi ciulo. Vado su in questa qui. Allora, dov'è il drago? Qualcuno lo vede? Eccolo. Oh mio Dio, mi spara. Vediamo. Arriva il cecchino, ragazzi. Oh mio Dio! Mi ha attaccato al volo! Ma sono già tutti qui!
è morto. Ma non mi ha neanche sparato, mi è proprio venuto addosso, credo. Comunque non si vede veramente un cazzo con... Cioè, in realtà lo potevo anche togliere una volta su, però... Spara già questo qua. Si spara. Anzi, come si fa? Vado di lato, se vede la veramente dalla parte opposta. Ma lì a zero io non vedo nulla. Provo a andare così. Adesso faccio... Questa torre qui è già stata liberata? Una bassa l'avevo liberata, okay, io. Allora questa qua via. Cazzo, le altre sono altissime. Vado in quella là dietro. Ah, metti la terza persona, ci avete ragione. Io sto andando lì, c'è la mia roba di... Mettete la terza persona con l'elmo di merda. Ci vedo. Come ci vedi? Beh, cosa faceva? Non mi ricordo più, ragazzi. Era F3? 4? F5? Ha sparato? Mi ha sparato a me, ma mi ha mancato. Adesso porto indietro un po' di carrelli. Ho preso la mia roba di prima. Vado sopra. L'ho distrutto. Cos'è successo, ragazzi? Perché mi ha fatto questa retromarcia? Sto cazzando, sparando. Sì, mi sta sparando. Io come scendo adesso? Non ho il piccone. Piezza, sei un po' sciocchino. Sì, scusa. Non c'ho, non ragazzi, ho distrutto una pippa. Aspetta, ma se li attaccassi da qua? Tenet. Ne ho distrutto un altro. Ne ho distrutto un altro pure io. Un altro ancora, prima di morire. Madonna, sei esploso, ti ho fatto esplodere. Ma questo carrello, dove cazzo? Sono Arrow, ho fatto una roba... Cioè, ho distrutto uno, ne ho colpito uno e mentre morivo ne ho colpito un altro. Ho allora, fatto veramente quindi... Arrow. Ne hai fatti fuori tre, te? Sì. Io sì, due. Tre, mi sembra. Io due. Ok, Mark Moro ne aveva fatto fuori uno, quindi sei, l'ha già perso. Vabbè, sei... Ho 5-6. Allora, con... No, sei. Non c- ma non metà, sono sicuro al 100% di averci colpito con l'ultimo. Sembrava di sì, ma non ne sono sicuro al 100%. Comunque già la metà l'abbiamo fatti fuori. Allora, io riproverei un'altra volta. Chi è che ha lasciato i carrelli in mezzo alla strada? Oro, lascia perdere. Io riproverei un'altra volta, Marco, riproviamo. Facciamo la stessa cosa di prima. Ma io devo tornare là nudo e riprendere il mio materiale. No, vabbè. Torno nudo. Ricordano, questi qui distruggono il mondo. Io ero lì con i carrellini di merda a fare avanti e indietro perché mi si ingolfano. Ho fatto le provate. Adesso però porto anche il picco. Ma no, mi ha laggato, sono tornato fuori. Ma dai. Tanto che non mi ricordo quali sono. Quali in fondo abbiamo fatto noi, quindi devo prendere le prime. Non ti saprei dire neanche. Cioè, mi ricordo ne ho fatte una di fianco all'altra e poi la terza più. Dobbiamo prendere le prime. Mi ci sto arrivando. Qua stanno zucca, sparendo Mark. Tutti i carrelli, raga. Moro, mandami dei carrelli indietro. No, no, li riporto indietro. È la zucca, però, Mark, se no entri e ti sciotto. Eh no. Vabbè, entro e me la... C'era, ce l'avevamo. Me la rischio. Non arrivate, cioè lasciatemi la ferrovia libera. Come, Moro? Scendi, via, vai via. Ma arriva il carrello. Vai via, no, no, rompilo. Non posso. Marco, non per favore, sto tornando indietro con i carrelli. Provo non mi fare questo, non mi puoi fare questo. Moro, ma tu sei stato tutto sto tempo. No, Marco. Morelli. Aspetta, portiamo indietro sti cacate. Ma no! Allora! Vabbè, voglio mettere via, vado da lì. Ok. Con le zucche ce l'abbiamo. Sì, noi avevamo fatto andare i carrelli per non far casino. Prima con Lieto. Ma c'è una cosa strana. Perché nel nostro villaggio c'è uno zombie di mare? Perché arriva dall'acqua. Una gita, magari è... Madonna! In Erasmus. Sì, ma guarda che ne sono usciti un sacco da dove peschiamo, eh. Allora, fammi arrivare. Spero di riuscire ad arrivare correndo in tempo fino alla mia roba. Perché sennò sto facendo tutto inutilmente. Non più le cesoie. Le cesoie erano le mie. Ho preso la mia roba. Iezar, non prendermi la roba perché se arrivo lì e vado in passato. Ma no, lì, te sei al villaggio, dove cazzo? Sarà al villaggio. No, le cesoie ce l'ho io nel land. Ah, neanche no, perché ho 4 zucche ancora. 4 giro. Tra l'altro, gli Enderman sono entrati nella base che ho costruito. Quindi devo entrare con la testa bassa. Tutto cacato. Ho sottomesso. L'arco. Occhio, non portare troppe frecce che tanto non servo. Io non c'ho niente, figurati. A parte che adesso le voglio recuperare le frecce. Sta sparando l'Ender. Ok, io arrivo. Gli Enderman non mi stanno guardando tecnicamente. Ma senti che tuono. Qua c'è un temporalone. Mamma mia. Ho preso tutto. Ok, ho creato 4 zucche in caso.
Ho anche la roba di Liezar. Aspetto qua nelle Credo pare. Di avere anche la roba di Liezar io. Prendi. Sono un po' di frecce in caso. Ho tutto ciò. No. Ma tanto non si possono portare indietro giù l'arco con la signora Maria. Fare così. Ho sentito degli spari di M16 io, ragazzi. Credo, Moro. Siamo in Vietnam. Non abbiamo più materiale per salire, però. Io c'è. Beh, basta che togliamo la sabbia un attimo. Questo. Per cortesia, devo andare a recuperare le mie cose. Qua forse ero stato sparato via di qua. Vediamo se c'è più niente. Ne dubito. Ma. Tontar non nuoce, c'è la mia roba. Ok, arrivo con quello che ho. Provo a farne almeno un altro. Io ho trovato i miei blocchi di andesite. Ora. Aia, ho sbattuto la cappella. Il problema è proprio quando ti butta giù, perché per il resto... No, morendo, dai, okay. Non sto trovando il mio piccone, però. L'unica roba che ragazzi, mi serve. È inutile fare così continuamente, però, perché... No, vabbè, ma adesso lo facciamo un'altra volta, giusto per finirgli le... Andate voi due allora, perché è inutile che torno io. No, piccone. Allora, cosa grazie, manca? Tipo timido. Grazie, tipo timido. Ne mancano... Ragazzi, allora, anziché prendervi su tutte le frecce, qui. Arrivate fino al punto dove sono morto io e prendete quelle che sono lì, se sono cadute, se no... Portatemi a distruggere quello 15. Dai, l'ho preso 10. Però 10-15, perché tanto poi morite. No, ma adesso moriamo l'ultima volta e basta. Poi... Io ne ho distrutti comunque un botto. Adesso provate a guardare. Ne mancano ancora. Secondo me ne mancano ancora 3. 2 o 3. Sì, 2 o 3, non di più. E già così si può far fuori, volendo. Guarda, adesso... Ma sì, ma io andrei. Guarda. A sto punto, veramente, la prossima volta andiamo tutti bardati. Sì, e semplicemente ci prendiamo dei secchi, riempiamo tutto d'acqua e gli Enderman non si avvicinano. Le sue palle le schivi tranquillamente, tanto, gli ho rotto questo qua su io. Tanto le cose che ti spara veramente in due secondi le schivi. Guarda quali sono, mancano, se riesci. Ne manca uno, sono morto. Quali sono? Ce n'è uno, credo i due appena arrivi, penso. Due appena arrivi, c'è un carrello che è tornato indietro. Io uno a sinistra e uno a destra. Non me li sono neanche filati perché ho detto ma sì, tanto. Arrivo, provo a vedere. Uno è con la gabbia, uno è senza. Però quello senza gabbia è molto alto. Quello con la gabbia è bassino. Provo ad andare a fare quello senza gabbia, provo direttamente. Ma quello senza gabbia basta l'arco, in teoria. Beh, se è più in alto, come lo raggiungo? Ho ripreso la mia roba. Magari vai in quello con la gabbia. Poi da quello con la gabbia spari la freccia all'altro. Provo. Devo anche rifare lo scudo. Fatevi delle boccette di vetro per prendere il respiro viola, quello con cui vi attacca. Ah sì? E cosa serve? Sarà magari la litosi. Io non le vedo, però. Spero. Proprio quello dove entriamo, proprio quello di fronte, probabilmente c'è ancora l'uomo. E non vedo nessuna torre, però potreste averla fatto fuori. Io ti ho detto, ne ho distrutto un po', poi non so. Però. No, mettere i letti accanto al portale, è arrivata lei adesso. Io l'ho fatto, Arcadia, perché non ho dormito, perché ho detto vabbè, la prossima volta in caso. Tra l'altro io sto andando lì adesso, ma sperando che le robe siano cadute di sotto. Ok, l'ho distrutto uno. Quale distrutto? Quello con la gamba? Era quello senza. Il primo che ho beccato, non potevo. Perché sto quasi morendo. Sto scendendo e provo a farne un altro, vedo se riesco a scendere. Non mi sta cagando attualmente. Allora, amici, continua. Ah, quello con la gabbia là, ok, l'ho visto. Vediamo se riesco a fare altre cose, okay, qua, altri polli. Ma quello senza gabbia, sei l'ho salito visto. Tu o...? L'ho salito io con la... Sì. Hai preso la mia roba? No. È nato un altro... Non c'era quello, perché c'era... Io ero nell'altro, giustamente, vero. Ho visto quello con la gabbia. Che a destra. È una torre abbastanza piccola. Praticamente le cose che le frecce che ho fatto oggi le abbiamo usate per... No, bene, ho fatto un po' di più, E far fuori queste cose aiuta molto. Provo a salire da qua. Un saluto, Endermanni. Questa roba mia la prendo, eh. Ah, lì sono le mie braghette. Lo sento sulla destra. Lo colgo, eh. Oh, qua c'è un pesce il mio, lo prendo, eh. Oh, questa è la mia zucca, la prendo. Oh, ostia, anche questo... no, questo non mi serviva tanto, però... No, dai, il piccone e le altre robe proprio, quelle che mi servono sempre, mancano. Mezzo è saltato in aria. Perché ho fatto fuori l'altro uovo e non ero fulvito. Però vabbè, due le ho fatti fuori. Sono finite allora. Credo che siano finite o al massimo gliene manca uno. Credo...
No, dovrebbero essere finiti. Va bene così comunque. Abbiamo fatto riloghiamo la prossima volta e rispondono tutti. Sì. Aio, ma che vuoi? Oh! Ah! Che fa? Mi ci ho intanto fatto riprodurre ancora i danni. Aio! E vattene! Non mi avrai mai! Mai non mi avrai! Non mi avrai mai! È nato uno solo da tutta allora, la vuota. In caso se ne... Sono finiti comunque. Erano finiti, ok. Flash. Ah, perché eri lì anche tu, non l'ho visto. Vabbè, a posto allora. Ho fatto già altre frecce. Ne ho fatte... Aio. Aspetta che non ho il cursore, purtroppo. Ne ho fatte 24, ne faccio altre. E c'ho le piume. Adesso gli andiamo a fare fuori il drago adesso. Non penso. Anzi, stavo prendendo da 44 frecce, dai. Non stava recuperando vita, ok. Posso. La selce ce l'ho... Dobbiamo fare le piume, ragazzi. I pulcini e quelle robe lì. Dobbiamo farli crescere. Intanto, sono 10 uova nella cassa del cibo, mi pare. Ora li uso subito. Le metto subito. Tanto prima ne ho tirate 20, ne è nato uno solo, però. Un altro. Ok, dai, sono nati 4, buono. È da 2 settimane che Twitch ha un sacco di... In realtà ha problemi di buffering, però no, non io... avuti. A me da più che altro il problema è cioè, l'ore 1000, l'ore 2000 che non carica la live. Io ogni adesso me l'ha dato anche alla nostra. L'ha dato anche a me ogni tanto. A me mi è capitato che la live non partisse. Anche se ci metto un sacco a partire. Cioè, una volta che la sto vedendo non mi ha mai dato... Continuiamo, farmiamo un po' di... Sì. Appunto farmo un po' di esperienza di... Esperienza adesso che cazzo lo farmi a fare, Marco? Tanto non è che c'è molto altro da fare. Incanterò qualche libro per fare... Per migliorare l'armatura. Non è che molto... Non è che è perfetta la mia armatura, eh. Potrei fare molto di più. Per mettere un botto di roba ancora. Aspetta, perché... Poi vabbè, se farmi ti dà comunque frecce, cose... Tanto che non abbiamo trovato il CD horror. Tra l'altro non è quello... Io ho avuto la possibilità di far uccidere a uno scheletro creeper più volte, solo che non... Che l'altro non è horror. E questo non è quello horror. Aspetta che mi devo fare lo scudo un'altra volta. E come non è quello horror? No, ce n'era un altro ancora peggio. C'è quello rotto, sì, quello... Quello rotto, il CD rotto, sì. Grazie Bokrim, grazie 1033 mesi. Grazie Bokrim. Non si può rompere il CD, che magari cambia musica. No. Devo fare qua, fammi voglio fare farmi una canna, ragazzi. Vabbè, Moro, rollatela più in là. Poi. Ma se mettiamo con due jukebox con due CD, partono assieme. E che mi serve solo una canna voglio con provare. Solo Fortuna del Mare, perché sennò mi dice che ci vogliono troppi livelli, mi sa. Dai, mi sono fatto un arco di netherite, ragazzi, sono fortissimo. Una freccia distruggo il mondo. Voglio provare a fare due jukebox. Io non ho le torce, stavo pensando. Penso si possa fare l'arco di interite, sennò porca vacca si facevo il mio. Ma non si può fare, sarebbe bellissimo. Anche perché l'arco non ha valori, cioè ha solo legno. Potrebbero fare l'arco composito però, ragazzi. Perché non ci hanno mai pensato che magari spara più lontano e fa più danno di base? L'arco composito. Però magari per farlo devi usare appunto il ferro, cose più complicate. Cosa Marco? Dico, potrebbero fare l'arco composito. Che magari te lo fai di ferro, ti fa leggermente... Perché c'è arco di... Marco, di legno, arco composito. Ho appena pescato un arco, potenza 3, fiamma, infinità. Madonna! È quello di quasi definitivo. È, cioè, da, è da riparare. Beh, era quello che avevo io lì. Manca ripristino. Guarda che io no, avevo ripristino l'arco non lo puoi forte... mettere con infinità, mi pare. Non puoi. Vabbè, lo io avevo qui... l'arco perfetto che mi si è finito. È da riparare, però... Vabbè, ma lo facciamo, cioè, bene. Mi si è incastrato. Che cazzo. Cosa devo fare? Ah, prendere un diamante. A sto punto l'arco con ripristino. Abbiamo una marea di diamanti inutili. Ma magari un attimo off il servizio, Bazinga, non lo so. Sì, no, ma se Twitch ha problemi magari prende anche quello. Anche se non è propriamente di qui. Qua a fare le cose. Silenzio quando non piove. Sì, magari è offline un attimo Streamlabs. Provo a fare una cosa. Allora. Fondo.
È tuo bombolo, Lieza? No, si fondono le canzoni. Aspetto anche il terzo, facciamo casino. Paolo, però veramente l'arco composito, capisco non metti mitra, anche perché... ci stava, ciao. Beh, ma puoi fare, in realtà puoi fare quello che vuoi. Tanto niente. Ah, poi c'erano delle botte, c'erano le armi da fuoco. No, no. Puoi fare quello che vuoi, puoi fare anche quello. Ah, tra l'altro, se metti dei mostri che non sono così pippa, però. Ieri ho provato AI Dungeon, che per chi non sa cos'è, è un browser game, praticamente, dove è praticamente un GDR testuale, ok? Dove però la cosa bella è che tu parti con l'avventura, no? Ti fai il tuo personaggio, tra virgolette, parti con l'avventura, ti dice, lui, ti tirano fuori le scritte e tu devi scrivere, tipo Zork, sì, dove tu devi scrivere però quello che vuoi fare, no? Proprio scrivi in inglese, solo in inglese naturalmente, però tu devi scrivere, che cacchio ne so, tipo... Vai, apri la porta e devi scrivere open the door, caga sul piatto, shit in the dish, no? Puoi farlo. Ma ieri l'ho provato, no? Ero un elfo mago, mi è arrivata questa lettera dove c'era scritto di dovevo uccidere il re. Vabbè, parto, dico ok, esci, vedi se c'è qualcuno in giro, c'è questo, vabbè, poi ho iniziato a fare i macelli, tipo, kill, uccidi questo, tiro una magia, brucia vivo questa persona, questo. Poi sono ritrovato nel bosco, no, a un certo punto, sentivo odore di carne, ho detto, segui l'odore della carne, hai trovato un falò, un falò dove stanno cuocendo del bacon. Vabbè, mi avvicino e inizio a mangiare il bacon. Mi arriva uno con l'M16. Come con l'M16? Che medioevo è, scusa? Ma magari non è solo medioevo, che non fantasy. Lo so come funziona. Però, cioè, questo con l'M16. Allora faccio, tiro fuori la pistola e sparagli. Tira fuori la pistola e gli spari, ma lui ha l'armatura e quindi non gli fai granché. Inizia. Che paura, si è rotta l'armatura, Moro. Ma come bastardi, scusa. 3.16, grazie mille. Ma perché? Grazie, Gian Giorgio. Ma si paga per insultare, ma da quando mai? Beh, non ho capito. Però è bellissimo. Lo voglio provare un giorno. Magari in una notturna, in una live così, un attimo a caso. Perché è figa come roba. Si chiama AI Dungeon. Comunque, lo voglio provare, è bellissimo, Sandro, amici, uno su Instagram ha scritto: Marco, ma nella live di Crash ti sei scordato di parlare del fantacalcio? Non c'era. Non c'era. No, no, sì, ma c'era. Cioè, c'era, ma non è stato calcolato, quindi non posso... dopo che mancava. Non lo faccio per cattiveria. No, lo trovate solo per web browser, credo. C'è anche Standalones. Io non abbiamo messo sei politico, quindi da noi non è calcolata la giornata. Sandro, ah, io contro su... di dietro. Su Monster Hunter, dici, Sior. Io qualche mese fa dicevo, è molto figo. Più che altro credo sia in completo aggiornamento anche automatico con machine learning, appunto, dell'intelligenza artificiale. Come, Marco, scusa, che trailer hai visto? Che c'è Mila Jovovich con sopra una Jeep con una Gatling per buttare giù un Diablos.
No, Fanta che si parla su Telegram, tenete sempre le notizie che dà lì. Ah, ragazzi, Luke l'ha già detto, in realtà. L'asta sarà lunedì. Io non so perché la gente non legge. No, l'ha scritto su Twitter non, e su Instagram. Perché non ha ancora creato i gruppi, quindi la gente non lo sa. Ma l'ha detto... L'ha detto. Poi se non l'ha spammato su Telegram, da Pirla Luke, che è solo da Instagram, effettivamente. Io l'ho ricondiviso su Twitter. Ma per il fantacalcio non vi conviene fare un server Discord... apposta no, ma non con... serve una stanza perché tanto ho capito, ma sono più campionati, sono ma non per, non, per non inza... tipo non sono tipo 10 gruppi, ma sì, sì ma vabbè, ma tanto non è non in tasi, ma anche su Telegram avevamo un gruppo solo con tanto tutti, poi alla fine la gente tendenzialmente nei gruppi di fantacalcio poi parla anche di calcio e basta, sì, quindi parla di calcio, non parla no, ma magari puoi fare tipo appunto se te fai un serverino Discord, un serverino Discord su appunto su, fai un Discord proprio a parte, metti una stanza per tutti dove tutti possono parlare di tutto del fantacalcio e poi fai una fai le varie stanze dove te puoi dare anche il ruolo tipo di campionato 1 a quelli che sono nel campionato 1, campionato ma 2, non ha senso perché poi tutti parlerebbero nella stanza perché principale non, perché non, perché non ti dividi in gruppi, campionato singolo alla fine non c'è nulla da dire, no, cioè tu metti la formazione basta tendenzialmente, no, parli in generale, no, e sì, poi parli del calcio, no, non quindi serve fare al massimo la... creiamo la stanza proprio solo calcio su, cioè solo no, fantacalcio, no, stanza cioè, perché c'è la non stanza c'è sport già. Però c'è la stanza sport, no, solo che non c'era già, no. E allora creiamo la stanza fantacalcio lì su Discord e si può dare il ruolo fantacalcio a chi è nel... Così la vede solo, la vede, esatto, solo chi... Vabbè, ma la può anche vedere chiunque, non è un problema. No, non è mica sono già 7.000, sono già 7.000 stanze. È vero. Tutta una... non serve avere, cioè, roba a parte che vorrei dare io anche il ruolo Genshin Impact a chi vede Genshin Impact, il ruolo... Ho capito, ma no, quello è brutto perché se gente nuova che arriva e non vede la stanza... No, ma sarebbe figo perché ci sono... i bot, aspetta, ho preso un altro arco, indisolubilità potenza 4, vabbè. Come la mia di ci World sono... Warcraft, cioè brutto, se arriva qualcuno no, non lo sa. Però ci sono i bot che te puoi fare tipo la stanza assegna ruoli e te li cliccando nell'emote ti dà lui il ruolo e quindi poi vedi le stanze, almeno no. Sarebbe figo, so. Adesso mi documento su come fare il bot quello lì. Ora documentati. Però sì, comunque la stanza fatta calcio in caso se ne fa una sola e basta, è sufficiente. Yeah, non me serve sufficiente. Neanche vocale. Tra l'altro, ragazzi, io avevo pensato nel mio gruppo, comunque quelli che capiscono, perché io farò anche più gruppi, l'ho già detto a Luke, non è un problema. Non è un problema. Mi sarebbe piaciuto fare l'asta anche vocale con alcuni di voi. Ah, mi piacerebbe fare l'asta vocale, solo che non veramente... C'è... Vuol dire che ne devo fare una al giorno e mi devo prendere 3 ore al giorno. No, no, per organizzare. No, cioè posso farlo. La mia roba era semplicemente appunto per organizzare, cioè era una cosa carina. Io poi appunto, se mi dite che tanto poi non è che si parla di chissà cosa. No. La sta vocale è cioè possibile. Luca aveva fatto, io per dirti, Luca aveva fatto il gruppo Telegram del fantacalcio e parlavano di calcio. Quello semplicemente verrebbe spostato su Discord. Sì, esatto. Andrebbe su Discord. Poi quello lo potete tenere di può anche Telegram. Anche su Telegram. Sì, possono esserci ovunque. Può essere tutto e due. E che Discord per queste robe qui è veramente fatto bene. Quindi, sì. Cioè, appunto, se tu entri nel server e io ti do il ruolo fantacalcio, tu vedi il ruolo vedi le stanze la del stanza, fantacalcio. Gli altri no. Se uno non c'ha il ruolo del fantacalcio perché non gliene frega veramente un cazzo del calcio, non le vede tutte quelle no, stanze sì. Lì. Quindi c'ha tutto più pulito. Quello sì, si può fare. Vabbè, che a parte non costa che, niente. Adesso non è così incasinato, però ora è abbastanza gestibile. No, per carità, ma... cioè, a me addirittura in realtà piacerebbe che sul Discord ci fossero solo quelle stanze testuali perché mi piacerebbe averlo come archivio, per dire. Però No, beh... È bello avere... No, sì, vocale... Posso lo togliere adesso che poi viene anche usato tanto. Tra l'altro dopo chiedo a Luke in quanti gruppi probabilmente quanti sarò. No, anche io, cioè per sapere mi devo fare comunque, mi devo segnare no, i nomi credo, eccetera per più no, campionati. Credo che comunque Luke ti faccia giocare in uno solo. Ma io gliel'ho detto, non sì, è un no, problema. Però, cioè... Anche perché capisco che uno magari vuole fare il fantacalcio, vuole giocare con noi. Sì, quindi ovvio. Io mi metto a disposizione per fare più. Chiaro, non andrò bene in tutti così, perché è difficile andare bene in tutti i fantasy. Io uno fai così solo, tanto. Preferisco uno solo, che ho già detto con chi vorrei stare, poi vediamo se riesco. Tanto mi diverto, è una cosa che mi piace, il fantacalcio, per cui non è un problema.
Anche perché poi facciamo l'asta eBay, quindi anche se non sono a casa, con l'applicazione gli sto dietro, infatti, metto l'auto bid. Non è ancora iniziato, Felix. Arriveranno le notifiche nel weekend. Tra l'altro, ragazzi, però vi ricordo, l'asta sarà comunque lunedì, quindi state attenti. State attenti, controllate la mail, controllate nel weekend il gruppo delle termogruppi, nel, perché... Nel weekend, da quello che ho capito, Luke manderà le email con scritto in che gruppo siete, se siete accettati o no. Tra l'altro, meno male che l'ha messo di lunedì, così non dobbiamo fare né io né da gli lunedì a live, ci prendiamo il nostro tempo. E almeno il primo giorno siamo tranquilli. Però veramente, l'ultima volta eravamo io indietro che dicevo, cosa hai preso tu? Allora io offro per questo. Quanti Perché c'era la 12 ore e... Cioè, eravamo in mezzo alla 12 ore, intanto nell'altra pagina cercavo di fare qualcosa per non finire proprio ultimo in classifica. E ho chiuso tipo quinto No, alla io a fine, metà, su eravamo a metà 10. classifica io e Sì, te, se non ero quinto su 10, che per non aver, non essere stato Anche attento durante quello di l'asta. Arcadia, sì. Che mi dà fastidissimo in realtà. Ciao Pier, tu ci devi essere per il Fantacalcio. L'anno scorso non c'eri, mi La sembra. categoria sala giochi mi dà fastidio da bestia. Perché su Discord non puoi mettere canale vocale e canale testuale, canale vocale e canale testuale. No, tutti i canali testuali devono Sì, essere sono tutti, sopra e gli sì. altri di sotto. E mi dà un fastidio È vero, è vero. bestiale. Ragazzi, sono già al 17 io. Ho rifatto il 17 che ho perso nell'end. Veramente fastidiosa Però, quella cosa boh, lì. tipo i giochi generici, quelli che si giocano sempre, tipo io ad esempio World of Warcraft, così, li terrei. Magari non Ma farei se... proprio stanze di ogni Perché gioco. effettivamente Ma uno che entra la in realtà, prima volta non lo sa. ok, ma no, la cosa... Ma no, appunto, se fai questa roba dei ruoli, lo vede eh uno che sì, entra la quelle prima cose, se si volta. riesce, sì, Cioè, se c'è però... il bot che dà il ruolo, sì. Infatti, Arcadia, ma quelle ci sono già tre stanze sale giochi in caso. Quelle Oh mio generiche. Dio, ragazzi. Quindi già potete dividervi. Se poi voi rimanete nella stanza, quello sono affari vostri. Però se giocate a tre giochi diversi, potete No, dividervi già. ragazzi, ma quello dà Sì, no, però fastidio. Cioè, anche a me avendo impazzi. Io magari impazzirei. giochi diversi, appunto. No, Ma però veramente non tre capite stanze niente, sale giochi ragazzi. generiche ci sono già, mi pare. No, sì, Erano quello che tre, no? diceva lei è di toglierle. Cioè di metterne tipo una generica, poi le Che altre. paura! Grazie, Cosa come si legge? ti sarà mai? Cri, cri, Criu. what the fuck? Cri, grazie Cri. Benvenuto. Grazie, Cri. Benvenuto, benvenuto. Sì, Arcadia, è quello il problema teoricamente vostro. Se volete stare assieme ma giocate a tre giochi diversi, è ovvio che fate Ma casino. io sono entrato l'altra volta un po' quando c'era Moro che stava creando il personaggio, non si capiva niente. Ed eravamo neanche. Cioè, l'ho vista molto più piena quella stanza di quando sono andato io. Quindi. Beh, c'era veramente tanta gente quel giorno. Ce n'era tanta, ma voglio dire. Feo, ma sarebbe Faccio figo anche così. fare quello, ma poi iniziano a diventare veramente tante le stanze. Perché c'è tanta gente che disegna effettivamente, però... Nel senso, io tipo all'arte, nel senso che c'è gente che disegna, magari Non sarebbe è consiglio che si... male, però sarebbe un'altra Dovete stanza. tenere conto comunque che è il Discord dei Sì, termosifoni. non è un Cioè, Discord non è un della vita. forum della vita generico, quindi... Piacerebbe, a parte che tipo c'è la stanza consigli che io all'inizio l'avevo pensata come, anzi, non è che l'avevo pensata, c'è scritto che dove potete dare consigli a noi e non chiedere consigli per voi. Però Vabbè, ci può, in realtà va bene anche così, cioè ci può anche stare. vabbè, ormai così è andata, ma vabbè. Erano tipo dove, la stanza dove potevate consigliarci giochi, consigliarci robe Però a vabbè, noi, finché si però. tirano così tra di loro, vabbè, ci sta anche, dai, non è un E problema. vai, ma vaffanculo, Sì, non è scusami. quello l'init, però vabbè, può essere utile lo stesso, cioè. È comunque una cosa utile, Non diciamo. discordarci perché, vabbè. Vabbè, l'abbiamo pensato un po' diversamente. Ognuno c'ha il suo, ma. Amici, amici! Ma che c'hai, cacchi? Vabbè. Sì. Oh, ma questa sera dobbiamo fare È Formula 1, Formula 1, ragazzi. sì. Ma Che da che un po' che non lo sfiga, non portiamo. ci sono. Ma come, neanche Formula 1, mi dispiace. Non mi piace Formula 1, anche se non gioco. Ah, che Amici, paura. andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Che dite? Oh, aspetta, ma che fai? Manca Minuto, amore. un minuto, ora. Ho capito, ma che me lo dici così? Fammi No, distruggere ste io ho cacate qua. aspettato, cioè io sono uscito perché era Ah sì, giorno e non potevo poi fare niente, vedi. se no rimanevo dentro. Però. Comunque, amici, mi raccomando, se dovete fare il fantacalcio, state attenti a quello che scrive Luke. Per sicurezza, se siete interessati al fantacalcio, followatelo anche su...
sui social Twitter te le dice lì. Io su Twitter ho anche retweetato, solo che Twitter chi solo filo. Ormai non se lo fila più su Instagram non potevo, quindi non l'ho potuto fare. La prossima volta magari gli dico di taggarmi, così prendo più gente. Ma Formula 1. No, se fa, solo io l'abbiamo fatto l'altro ieri. Possiamo farlo tutti i giorni. L'abbiamo fatto mercoledì, possiamo lo facciamo mercoledì prossimo. Tra l'altro, amici, settimana però, tre volte settimana sì, prossima. Sì, settimana prossima probabilmente sarà lunedì da Karim, mercoledì da noi e giovedì da Gatto. L'asta. È vero, coglione. Vabbè, e niente, ragazzi, ti sei fregato da solo. Devo arrivare per forza a metà classifica. Niente, a posto così. Vabbè, sono due ore, dai, non è così. No, no. C'ho tutto il giorno. 12 ore come l'altro. C'ho tutto il giorno, c'ho tutto il giorno. Vabbè, ragazzi, a stasera. Un saluto. Ciao belli, ciao a tutti.